Amici di Twitch, buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Talks. Andrea, mamma mia che rompicazzo che sei adesso. Io ormai sono l'unica che si comporta bene in apertura. Niente, ma tu sai, io non posso trattenermi da rovinare la tua intro. Sì, rovinano sempre la mia intro, però finché il pupo si diverte così lo lasciamo giocare, giusto? Buonasera, allora, buon inizio di settimana a tutti. È bello rivedervi connessi sempre. Fatemi vedere chi c'è. Ovviamente ringraziamo fin da subito i nostri fantastici ospiti di questa sera: Lorenzo Laneve, Roberto Dagnano, detto Dano. Grazie mille. Ciao. Grazie per essere qui con noi. Ciao. E prima di iniziare però a bomba con loro, no? Dobbiamo innanzitutto salutare i nostri mod che fanno sempre un ottimo lavoro. Vedo Jackie, Fanpage, Chiara e Dopt, i nostri VIP che sono coloro, no? Che portano alta la bandiera del canale, quindi vedo connessi Willow, tra i VIP, Tommy sempre sul pezzo, Ilaria Lecciso, PDK e Macro. Ciao anche a tutti gli altri che ci stanno seguendo, ovviamente. Purtroppo per voi, non essendo VIP, niente saluto personalizzato, ma siamo molto contenti di vedervi qua. Ricordiamo al volo i comandi. Guarda, oggi, come dice Biascica, stasera non mi vale fa un cazzo, quindi ve li faccio fa voi i comandi. Andrea, cosa fa punto esclamativo Telegram? Allora, rimanda al canale Telegram, il cui accesso è totalmente gratuito e dove potrete trovare fondamentalmente tutte quelle che sono le informazioni su dirette, eventi dal vivo, iniziative a cui prendiamo parte, piccoli estratti dei lavori dei nostri ospiti per prepararvi alle dirette, momenti meme, momenti clip, insomma un po' di cose divertenti che servono sia per tenervi aggiornati su quello che facciamo, sia anche per prepararvi ai vari contenuti che poi andiamo a portare. Bene, visto che ci sei, ti farei fare anche il punto esclamativo sub con questa voce sua. Che ormai è mio, cioè non è... Certo, c'è il tuo nome sopra. Esatto. Ormai è il punto esclamativo Andrea, non è il punto esclamativo. Rimanda un link per sottoscrivere un abbonamento al canale, che è gratuito per tutti coloro che hanno Amazon Prime, mentre ha un costo crescente da 3,99€ in su per tutti gli altri. I vantaggi principali sono l'assenza di pubblicità, quindi non verrete mai interrotti dalle fastidiose pubblicità durante i nostri discorsi, quindi potrete sempre ascoltare le nostre bellissime voci. Potrete recuperare su Twitch tutte le dirette che abbiamo fatto da qui a 2 mesi nel passato, prima che arrivino su YouTube, il che è molto positivo, una piccola esclusiva. Potete utilizzare le emoticon personalizzate in chat, soprattutto Luciano con la parrucca bionda, perché, diciamocelo, è molto divertente. Sì. E poi potete entrare nel gruppo esclusivo Telegram, dove, a differenza del canale, potete discutere liberamente di tutto. Film, serie TV, costumi, fumetti, ho fatto sta cosa, che ne pensate? Cioè, di tutto e di più, non solo con noi, ma anche con alcuni ospiti che abbiamo già avuto nei nostri talks, come per esempio Massimo Trigiani, Lorenzo Crisci e Carlo Cosolo. E poi, chissà, magari altri si aggiungeranno nel corso del tempo. Bene, Lorna, punto esclamativo, ospite, che cosa fa? Vi rimanda ai social dei nostri ospiti, quindi in questo caso gli account Instagram di Roberto e Lorenzo. Bene, e punto esclamativo partners? Che è? Che è? Adesso è qua Lorna Cascarzomaro, pensavi che ti chiedessi il quote, invece il quote me lo tengo io, tu devi dire il punto esclamativo partners. Bene, che fa? Allora, con punto esclamativo partners sentiamo, potete scoprire di più, sì? Sulle fantastiche realtà con cui collaboriamo. Social partners, in realtà, tipo... E chi sono? Chi sono? Tipo... Sono quattro, vediamo se ti ricordi. Tipo Viv. 5 qua Viv, ok. Viv, sì, poi? No, poi è uno. Le voci del doppiaggio. Le voci del doppiaggio, 2. Dai, 5, ci arriviamo. Ce la facciamo. Jitaru. E 3, mamma mia, il quarto e il quinto. Dai, mamma mia, 5. Sta andando già fortissimo. Dai. Aspettatecene un'altra con la parola doppiaggio. Non è doppiaggio, però. Aiuto io, roba da doppiatore e manchi beat, se no ci famo notte, dai, anche Dano e Lorenzo. No. Questo. Ma questo è per far capire, insomma, no, la qualità degli streamer, esatto, che ci abbiamo. Grazie a tutti. Ma è del mestiere, questo è sempre attuale. Ce lo domandiamo anche noi a distanza, esatto, del tempo. L'ultima cosa, che è la più figa di tutte, è il punto esclamativo quote. Questa è una cosa che abbiamo solo noi, vi pesca un aforisma, una frase storica all'interno di un calderone di frasi storiche dette o da noi o dai nostri ospiti.
Sono arrivati Dimmi quasi a una che non 200. sia orizzontalmente accessibile per una volta. Si masturbava psicologicamente di Loris Loddi, ma ce ne sono tante. Fammene leggere qualcuna, così anche Lorenzo e Dano capiscono il tenore delle nostre frasi storiche. Insomma, sono di tutto rispetto. Potreste entrare sembrano anche voi questa sera, esatto. Cosa. Tipo, stupiteci. Fammi vedere. Ah, questa è bellissima. Di Marco Bonini, la differenza che c'è tra un set e il palcoscenico è la stessa che c'è tra un bacio e un rapporto completo, ad esempio. Oppure quella di Rossa Caputo che dice non mi tengo un pesce in bocca, cioè, capito? Tipo la voce di Ramma che di Massimiliano Alto che dice qui giace la voce di Ramma, immaginatevi una tristezza assoluta, no? Lui che invece è stato la voce di Ramma. Cioè. Quindi, insomma, potreste entrare anche voi. Se la chat ci indica una frase storica che voi dite durante la diretta, la inseriremo. Lorenzo sicuramente ne dirà molto. Una roba tipo, è su questo canale che Hitler ha annunciato l'invasione della Polonia in diretta. Andrea ci esatto, noi ci dissociamo nel dubbio. Comunque non penso l'abbia detto qua per non ragioni... penso l'abbia detto davvero poi, tra non mille penso, ospiti non penso che... sì, sì, no però... esatto e Ramma un mezzo dicono in chat. Ramma un mezzo assolutamente no, esatto. Ramma mezzo. Comunque, eccoci. Allora, Lorenzo, Dano, innanzitutto vi ringrazio di nuovo e poi vi andrei subito a porre la prima domanda, che è l'unica che noi abbiamo preparato. Cioè, nel senso, poi non abbiamo niente. Oh. Ed è questa. Allora, di solito, tante persone che noi incontriamo ci vedono ognuna in modo differente, no? In base al nostro umore, a come ci percepiscono. Però è interessante vedere come noi stessi ci vediamo dal nostro punto di vista. Quindi io vi chiederei, di solito io chiederei a Lorenzo chi è Lorenzo dal suo punto di vista e a Dano chi è Dano dal suo punto di vista. Io in questo caso farei invece un giochino. Io chiederei a Dano chi è Lorenzo dal punto di vista di Dano e a Lorenzo chi è Dano dal punto di vista di Lorenzo. E poi voglio che l'altra persona magari dice, guarda... questo non ci ha capito un cazzo. Belli questi giochi di coppia, tipo vero, esatto. Un psicologo di coppia. Esatto, mi è venuta così. Che poi finisce che non ci parliamo più. Bene, quindi inizierei proprio da Lorenzo. Lorenzo, chi è Dano dal tuo punto di vista? E tu mi mandi a nozze, bambino. Perché... no, perché io sono... di Dano nasco fan estremo e poi divento collaboratore. Per me Dano è il più grande autore under 30 che c'è in Italia. E lo dico da prima di conoscerla, di conoscerlo questa da cosa. Prima! Poi siamo diventati amichetti e tutto il resto è storia. Però Dano è un uomo da tenere d'occhio. Ti piace come definizione? Mi piace. È un uomo che ha già tenuto d'occhio da parecchi cecchini dell'arte. Da Sauron dell'arte, ma in futuro sarà da tenere d'occhio perché da qua alla Casa Bianca è un attimo. Wow! Stato evacuato. Hai capito, dichiarazione importante, insomma. No, ma infatti faremo l'amore dopo questa live. Prendo un treno per Roma e... Dici, Dano. No, io, per me... Lorenzo è un businessman, cioè lui è tipo, non lo so, lui è, ecco, è per me un complimento, lui è l'Orlando, sì. Quello che vendeva i tappeti, avete presente? Però dei fumetti, bello. Letteralmente, non solo dei fumetti, letteralmente di ogni cosa, lui ha il carisma di Orlando, però ti vende anche delle robe belle. Invece Orlando vendeva i tappeti, bellissimi sicuramente. Bellissimi e introvabili, soprattutto l'ultima. Bellissimi e introvabili, sicuramente erano del Re Sole, tutto quello che vuoi. Sì, sì, sì. Però lui ha quel carisma lì. E niente, poi vabbè, l'ho conosciuto poi dopo anche come amico ed è un amico fantastico, però come persona, sì, qua adesso... ci vorrebbe una bella citazione di Tarantino che tutti abbiamo in mente in questo momento, però va bene di Pulp Fiction bene. E niente, quindi in realtà per me questo è quello che io vedo, ma secondo me molti altri vedono di Lorenzo, cioè una persona che riesce veramente, dice che vuole fare una cosa, ne fa altre due in più per quanto mi riguarda.
bello, bello. Stare. Veramente, veramente ottime, ottime considerazioni che avete l'uno dell'altro ed è molto bello poi poterle sentire. A questo punto però chiederei a Dano, no? Come ti vedi a livello di aspetti caratteriali e passioni che esulano poi quella che è il tuo lavoro principale, che poi ovviamente andremo a parlarne successivamente, ci mancherebbe. Cioè a livello caratteriale? Cioè come sei a livello caratteriale e se hai anche delle passioni che esulano, però l'aspetto lavorativo che potrebbe, no, come non potrebbe coincidere anche con la tua passione più grande. Verissimo. A livello caratteriale, tendenzialmente sono sempre stato un po' lo scemo, nel senso l'imbecille della situazione che cerca sempre di drammatizzare anche quando non dovrebbe e che in generale deve mantenere, cioè mi sono sempre un po' sentito in dovere di dover essere la persona che tiene sul morale alto. Poi nel tempo ho cominciato a capire che non ce n'è sempre bisogno, però fino a tipo la quinta liceo, se non primo anno di università, mi sentivo quasi questo fardello addosso di dover essere simpatico sempre, però non ce n'è sempre bisogno. Mm. E, se era questa la domanda, a livello caratteriale più o meno mi vedo come una persona che ha sempre dovuto tenere quel ruolo addosso. Certo. E invece a livello di passioni, in realtà la mia passione più grande, probabilmente tale, cioè tanto grande quanto quella che ho per il mondo del fumetto, ma se non di più, è quella per i videogiochi. Cioè, e in realtà potenzialmente ne vorrei fare, cioè mi piacerebbe pure lavorarci con i videogiochi, però siccome non si sta ancora parlando di lavoro, diciamo che per il momento solo, cioè è una delle mie passioni più grandi, questo sicuramente. Mi piacciono tanto, ne ho sempre giocati molti e mi piace stare aggiornato. E seguire un po' tutto quello che esce, perché a livello proprio di ispirazione secondo me sono un calderone di roba incredibile. Poi la cosa più figa è sempre trovare ispirazione da un altro media per poi portarlo nel tuo e viene una roba nuova, capito? Cioè puoi farci un fumetto con le cose che ti sei trippato mentre stavi giocando a Elden Ring, che ne so, oppure a qualsiasi altra cosa recentemente. Per dirne uno, proprio. Per dirne uno che non viene mai citato, per nulla famoso. ma videogiochi a 360 gradi, tipo ti piacciono anche i vecchissimi, tipo il retro gaming, i Pac-Man, a proposito del Pac-Man. Quello di brutto. Okay. Cioè sono sempre stato un... Vabbè, io ho avuto la PlayStation 1 come prima console, quindi non è poi così tanto retro, però ho giocato a un sacco di roba anche più vecchia, del NES, mio zio aveva il Dreamcast, quindi giocavo a Crazy Taxi, a manetta, Sonic Adventure, Rayman 2, bellissimo. Comunque in generale i platform, in realtà, io sono un mega fan dei platform, qualsiasi cosa dove si salta. Mi piace. Infatti Elden Ring mi piace più perché si salta che per tutto il resto. Salta Perry. Generalmente è quella la combo. Fighissimo. Esatto, per vincere. Fighissimo. Anche io considero anche io la PlayStation 1 la mia prima vera console, anche se ogni volta che ripenso al primo mio approccio con i videogiochi non posso fare a meno che piangere pensando all'Amiga 500, no? Che io, sì, è stata la mia primissima, il mio primissimo approccio con i videogiochi. Ancora mi ricordo, c'erano sti dischetti, che c'era un negozio e praticamente era smercio dei dischetti, andavi là, c'era tutto. E, sì, stavo a parlare un botte tempo fa. E c'erano i giochi di calcio tipo Sensible Soccer, chi se lo ricorda? Cioè, meraviglioso. Sono i calciatori che piangono quando si colpiscono, te dirò. Sensible sì, proprio. Esatto, erano delle cose circolari, non c'erano manche gambe. E tu andavi con sta palla, una cosa bellissima. Cioè, erano delle palle che calciavano una palla? Messa così sembra un po' brutta, però sì, erano delle palle che calciavano una palla. Quindi, questo va nelle citazioni. Di no, per favore, guarda, non gli dare. Dopo vi invio a Dano e Lorenzo una foto di Lorna con un plum cake per farvi capire lo spessore culturale della nostra stream. Il plum cake mi perseguiterà per tutta la vita.
Non solo, quella e la nota vocale, Lorna, quelle due cose ti perseguiteranno, esatto, per tutta la vita. Esatto. Lorenzo, invece tu? Guarda, domanda interessante, devo dire. A livello caratteriale, ti caccio il solito meme, dentro di me ci sono due lupi. No, non è un meme, è la classica... E tutte e due sono depresse. E tutte e due hanno mangiato cioccolata e quindi l'hanno portati dal veterinario perché non erano... No, ho un lato che è estremamente serio, però non serio-serioso, serio nel senso che tendo in qualsiasi cosa, anche di svago, a mettere parecchio impegno, se mi metto una roba in testa tendo a portarla avanti, e l'altro lato è quello più estremamente cazzone, che è poi quello che esce fuori quando siamo in amicizia, in situazioni amichevoli. Ma anche perché è un po' la domanda sul lavoro, qua non toccare la parte lavorativa è strana, perché in realtà, credo mi potrà confermare Dano, in realtà non è che sia così demarcata la linea per come... No, non lo è per non lo è per niente. Cioè, tipo, capita che facciamo riunioni di lavoro e finisce che stiamo la sera che non abbiamo fatto assolutamente niente, se non... Ma quella è la riunione di lavoro, in realtà. Quella è la riunione, no, esatto. Quindi sì, ti direi, ho questa ambivalenza, forse. A livello di passioni, vabbè, ovviamente i fumetti, sono un grandissimo appassionato di musica, tantissimo, le sento in continuazione, videogiochi anch'io, tantissimo, visto che avete tirato fuori l'argomento ho iniziato con Nintendo GameCube io, quindi sono un po' incestivo, però... un Nintendo GameCube, e tra l'altro penso che io e Dano siamo tra i pochi, tra i, tipo, i cinque possessori di PlayStation 5 in Italia. Ah, sì. Incredibile, senza vabbè. Essere ricorsi ai bagarini, oddio, forse tu... No, io in realtà io ho fregato un bagarino, cioè io ho truffato un bagarino per avere la PS5. Io ho truffato un bagarino, potrebbe essere una frase bagarino. Siccome meno sempre per meno il discorso di Orlando, cioè, no, meno per meno fa più, nessuno è stato truffato, cioè se truffi il truffatore hai quindi fai nulla la truffa, non nulla, no, esatto, no. Vabbè, detto in pochissime parole, ho questo qui, la vendeva, era il classico scammer, quindi la PlayStation 5 a 800 euro. Io mi chiamo quella mattina al mio Euronics, finché ero lì stare attesa, e mi disse: vieni a prendere la PlayStation 5. Io, vabbè, salti di gioia, corro all'Euronics. E l'Onyx mi dice: no, sì, noi te la diamo, ma te la diamo tra un mese, devi comprarci gioco, controller, cuffie, sedie da gaming, cereali. La tua anima, cioè. Sì, tipo, spenderai 800 euro. Allora, perché mi sono girate mega le scatole? Sono uscito fuori dall'Onyx, ho scritto un messaggio broadcast a 30 bagarini su subito. Il messaggio broadcast era: il mio Onyx me la dà tra un mese a prezzo di costo. Se me la dai tipo a 30-40 euro in più, te la prendo oggi pomeriggio, quindi tipo pagate 5-30 roba del genere. E questa è la storia di come ho, questa è la maxi storia di come ho fregato un bagarino e poi ho giocato alla PS5. No, sì, musica, fumetti, videogiochi e cucina. È pari a videogiochi e fumetti. Cavolo, che passo un sacco di tempo a cucinare. Quindi non solo la passione per il mangiare, non solo la passione per il mangiare, ma proprio quella per cucinare. Cioè, No, sia per il mangiare che per il cucinare. Qual è il tuo piatto forte? Sono molto forte col pollo alle mandorle e quelle menate lì, però fatte bene, cioè non buttate in caciare. Poi le pavare paste col pesce. Sì, no, ne so ampiamente. Prossima volta facciamo una diretta, se volete, tipo cucino, mangio io. Sì, lo in cucina con Lorenzo. In cucina con Lorenzo. Però ti presenti anche con, cioè, tutta, no, acchittato bene con... Vabbè, cioè, no, sì. Sì. La voglia. Tutto proprio... Dai, andata. Il dress code perfetto da chef. Comunque abbiamo la prima frase storica di Lorenzo, che è questa. Io ve la leggo. Io ho truffato un bagarino, ma se truffi il truffatore annulli la truffa. Questa hai messo proprio poco a tirare. Ho messo pochissimo. Ci abbiamo messo pochissimo. Sembra anche uno scioglilingua. Sembra anche uno scioglilingua, però se ci vede figa, oh. Cioè, bella. Immaginatela con la grafichina, no?
La foto di Lorenzo messa là, figa. Bello, bello, lo condividerei Sulla volentieri. lapide. Uscirà, uscirà, stai tranquillo. Uscirà, È uscirà. la numero 198. Cioè, siamo, a noi mancano due, arriviamo, Wow! stasera dobbiamo arrivare a 200, sappiatelo. E quindi abbiamo io sono molto prima che hai detto, no, siamo stati a una riunione dove dovevamo lavorare, abbiamo fatto le 3 di notte senza concludere niente. Mi è venuta in mente una puntata di Big Bang Theory, non so se vi ha ricordato o seguite quella serie. Io ho Qua visto tutto. l'hai vista tutta, perfetto. Quando dovevano lavorare insieme, dovevano fare brainstorming, non mi ricordo per cosa, e alla fine stavano a fare tutt'altro, cioè quando si fermavano a Sì, vedere, me ma la no, ricordo, ma sì. questa com'è fatta? E si fermano a vedere la partita di ping pong, cioè alla fine molto spesso accade anche questo, no? Che tu con tutto l'impegno, la voglia, ti metti là, però quella serata doveva andare così. E Sì. quindi, Ah, esatto. però non vuol Ma è una dire. roba che non si può programmare, queste cose, Esatto. cioè i vari brainstorming creativi, io ci ho sempre creduto un po' poco, nel senso che comunque le idee migliori vengono a casissimo nelle situazioni in cui non dovrebbero neanche venirti. Cioè, vabbè, a parte il classico treno dove non stai a fare un cazzo e quindi ti vengono in mente delle cose, dici, ah, fico. Però io non è che posso aspettare di prendere un treno ogni volta prima di dover scrivere, di No, scrivere esatto. qualche storia o proprio così. Se no, effettivamente sì, quando ci troviamo perché diciamo, raga, dobbiamo parlare di questa cosa, manca pochissimo, alla fine, boh, se ci si mette, No, sì. insomma, a fare tutt'altro, attacco Vero. su Smash. Vero. Beh, Senti, Lorenzo, ma che tipo di musica ascolti? Cioè, qual è la tua? C'è un genere preferito? Diciamo, va no, in molto a realtà no. canzone. No, 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 c'è cioè veramente di tutto. Cioè, per dirti, sono giornate che sento filato Travis Scott e Nick Cave, capito? Cioè, siamo proprio nel. Cioè, tutto si va dalla trap al prog, ma anche ai cori dei Barbieri anni 30. Cioè, c'è veramente tutto, Ah, ok, tutto, tutto. quindi di tutto. L'unico, non ho mai sentito un album reggaeton, ma è veramente credo l'unico genere che non ho mai sentito. Per il resto c'è tutto, veramente tutto. Io in realtà giusto oggi ho apprezzato un album che non è proprio reggaeton, ma quasi. Cioè, in realtà non so se sia reggaeton quella roba, forse no. Quella Stavo roba. ascoltando, no, roba nel senso, stavo Sì. ascoltando sto disco di, che si chiama Motomami di, aiuto, come si Oddio, chiama? non Comunque una lo ragazza conosco. bravissima, Rosalia. Però credo che sia più, vabbè, una roba allucinante. Cioè, ascoltatevelo. Perché è stranissimo, cioè è tipo una Ok. roba un po' elettronica, un po' reggaeton e un po' non mi viene quel genere lì specifico, ma è quello, tipo samba, credo samba, una roba del genere. Pazzo, molto pazzo. Però non avevo mai ascoltato niente del genere. A livello, guarda, ti dico, se fa non è il mio gruppo preferito, ma è uno dei miei 3-4 gruppi preferiti, però se vogliamo, siccome tocca più punti, andrò banale, ma con i Gorillaz ho un fetish particolare, sia musicale, sia proprio di mentalità e progettualità, che cioè, cerco sempre di fare cose che almeno idealmente possano arrivare ad essere studiate come è studiata quella roba lì, da tutti i punti di vista. Tranne il musicale perché non suono. Ok. E prima di lasciare la parola, Andrea e Lorna, perché se no dicono sequestri gli ospiti, Lo io faremo comunque. ho una curiosità, proprio voi che siete dentro, no? Il mondo del fumetto, vorrei chiedervi una vostra opinione, no? Su due tipi, no? Di fumetti di cui si parla molto spesso anche dentro questo canale, che sono i manga da un lato e i comics americani dall'altro, tralasciando poi tutto il mondo che è il fumetto italiano, di cui poi ovviamente ne andremo a parlare dopo nel proseguire la diretta. Che ne pensate di questi due mondi, no? Perché sono dei. È un po' vago, cioè è un po' come dire che ne pensi dei carboidrati, cioè Fanno ci può essere. ingrassare, fanno Beh, li mangi i ingrassare. I carboidrati. carboidrati A fanno fatto. ingrassare, però se nella dose Sì. giusta, Sì, no, fanno. boh, i manga, no, allora, non sono un grandissimo lettore di manga, quindi la mia opinione è estremamente limitata.
però quelli che leggo mi piacciono un sacco. In generale è una tendenza che per me è solo buona che ci sia il boom dei manga, sono fumetti che vendono, avvicinano gente al fumetto, e soprattutto se vendono ci sarà un motivo, non è che vendono, non è che è arrivato Ergoblin che divora il mercato. Se divora il mercato un motivo c'è. I comics americani hanno avuto un periodo supereroi massiccio qualche anno fa, ma che mi è passato abbastanza velocemente, però cioè, tu per comics intendi gli spillati? Sì, per sì, intendo quelli. Non intendi sì. più i fumetti dall'America? Cosa... No, non intendo più gli spillati, cioè mi riferivo più al lato, sì sì, vertigo, supereroistico, insomma. Sì, no, vabbè, cioè, c'è tanta, è un mercato talmente prolifico che c'è tanta roba figa e tanta roba meno figa, ma è come ovvio che sia. Ok. Okay. Certo. Diciamo positivo, sì, 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 sono cose. Sì, 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 certo, ovviamente entrambi sono cose gigantesche. Cioè, di manga penso che al giorno in Italia ne pubblichino quanto? Veramente 300 albi al giorno. Ne escono tantissimi. Ne escono tantissimi, quindi, ma infatti non era manco un'iperbole, cioè penso davvero escano 300 albi solo in Italia. Quindi se uno va poi ad ampliare il discorso a quanti ne escono in Giappone, è una cosa talmente ampia che non riesco a dire cosa ne penso, però è una tendenza che per macro aree è positivo. Per macro... Poi credo possa essere anche abbastanza di ispirazione, no? Sia certo. La corrente orientale che quella un po' più occidentale, un po' di ispirazione diventa dal punto di vista dei tratti, comunque sia di come viene trattato anche un'opera, come viene gestito sì. A livello di impaginazione, cioè, secondo me c'è tanto. No, esatto, anche... sì. Io personalmente preferisco quando non viene tanto imitato, però è una cosa mia magari, quando viene imitato il tratto giapponese, perché 9 volte su 10 non viene bene, cioè la cosa che bisognerebbe imparare dai manga in generale è il fare delle storie che siano proprio delle storie, cioè con un inizio, uno svolgimento, una conclusione e un bel intreccio. E poi il discorso serialità magari potrebbe sì, guardare esatto. Avanti, cioè il... Esatto, la cosa più affascinante secondo me è quella che prende di più in questo momento, è lo stesso motivo per cui funziona Netflix e tutte le altre piattaforme con serie, cioè il fatto che il manga è un fumetto seriale fatto benissimo, dove ogni capitolo ti tiene incollato, se è fatto bene naturalmente, però comunque in generale sono... narrazioni costruite così bene che è impossibile poi non affezionarsi ai personaggi anche dopo che hai letto veramente solo due volumi, due cose. E, non lo so, hanno proprio un altro tipo di credibilità quelle storie, cioè le leggi e poi sei subito dentro. E, da quel punto di vista lì loro sono fortissimi e tra l'altro è una cosa che io in realtà nel comics americano non ho mai trovato, cioè, ma per gusto mio, non ho mai trovato quel tipo di attrazione. E non credo che sia a livello estetico, perché a me a livello estetico comunque potenzialmente piace anche di più la roba, non ti dico supereroistica perché quella non mi ha mai appassionato più di tanto, però un sacco di roba di comics americani a livello grafico mi piace un sacco, ma in generale tutto il tratto, cioè l'europeo, tutte queste cose, oltre a quello americano. Però effettivamente a livello di storie, non lo so, secondo me nel manga veramente ci sono delle robe... troppo allucinanti, ma proprio perché non solo i mondi sono costruiti bene, ma poi i personaggi tutti quanti sono approfonditi bene, cioè loro hanno questa cosa di storie corali che si trovano veramente raramente da altre parti, ed è una cosa che sarebbe fico. Vai, scusami. No, dicevo, sarebbe fico riuscire a implementare tutti, cioè nel senso è una cosa che a me piacerebbe fare da autore, essere più bravo a costruire dei mondi così vivi, dove ogni singolo personaggio in qualche maniera ha una sua storia, un suo perché e tutto il resto. Dicevo, la cosa anche che un po' li differenzia, no, da questo punto di vista, è che mentre diciamo il mondo manga, per quanto in realtà ci siano, però i crossover in un certo senso sono sempre molto ponderati, molto limitati, nel senso che se tu hai, faccio esempio, la run di One Piece, One Piece è One Piece dal numero 1 al numero 1400 e nel comics americano invece questo, per fortuna, per sfortuna, insomma questo dipende poi dal gusto del lettore, non può accadere, perché discutevamo anche qualche sera fa appunto con Mauro sempre in diretta, magari ti dicono quali fumetti dovrei recuperare se voglio leggere, ne so, Annihilation,
non c'è un fumetto, c'è un numero da una parte, un numero da un'altra parte, cioè nel senso, per costruire quella storia devi avere più riferimenti che vengono non da intere run fumettistiche, ma anche semplicemente da alcuni numeri, anche non per forza sequenziali, di personaggi che appaiono in quella storia là. Quindi questo molto spesso può portare il lettore a perdersi un po', no, tra sì, i vari fumetti che poi dovrà recuperare. Ripeto, questa è una cosa, per fortuna o per sfortuna, poi dipende. A me per esempio piace, però c'è chi dice no, così è troppo confusionario, non mi piace questo tipo di approccio. Sono gusti, diciamo, penso, di lettura, anche perché poi che funzionino, penso sia sotto gli occhi di tutti, insomma, se vendono funzionano. Però... Ma poi in realtà, cioè, questa cosa è anche dovuta al fatto che i disegnatori e gli sceneggiatori di queste serie sono tantissimi, cioè nel senso, ogni volta si passano di mano in mano lo stesso personaggio, le stesse, e ognuno poi ha la sua interpretazione di quella cosa, quindi ti può piacere il Batman di tal dei tali, ma non ti piace poi la serie successiva perché l'ha fatta un altro, e questa cosa nel manga non c'è. E Oda fa One Piece dal numero 1 al numero 320.000, e quindi è sempre lui, è impossibile che non ti piaccia. Cioè, questa è una cosa che detesto dei comics, insomma, Marvel, DC, il fatto che magari ti affezioni a un personaggio e basta che cambi autore o che cambi, insomma, universo, o che ci sia qualsiasi tipo di reboot e così via, e quel personaggio non è più il personaggio che ami, cioè è totalmente diverso, me l'hai ucciso. No, è vero, è vero. Tu prendi, recuperi i numeri del personaggio che ti piace, scritto come ti piace. Poi sono finiti, Andrea, sono finiti! Basta. No, perché c'è un personaggio con il suo nome, il suo aspetto, che sta facendo cose stupide. Non esiste più. È come il discorso di Venom. Venom c'aveva delle origini, poi a un certo punto hanno deciso, vabbè, perché non le cambiamo? Da quel momento in poi Venom non è mai più esistito. Cioè è finita, tu lì sai che basta, non c'è più. Ma mi fa piacere che tu riesci a vivere con questa cosa. Chiudiamo il vaso di Pandora e iniziamo. Esatto, perché sennò qua vi conosco, voi due state qua un'ora e mezza a parlare. Un masochista, in ogni Lorna, caso. Prego. Hai appena detto Lorna? Sì. Ok, ho sentito Rogna, ho detto... Lorna e Rogna effettivamente sono sinonimi, però va bene così. Ok, molto bene. Allora, visto che hai già indagato e ho capito che non saresti contento se io indagassi ulteriormente su questo argomento, io chiedo piuttosto a Roberto e Lorenzo, quando è che avete capito che era questo che volevate fare? Cioè, è una cosa, perché molti magari se ne accorgono sin da piccoli, poi invece c'è chi magari ha un talento e semplicemente... col tempo se ne accorge e ci si trova. Quindi quando è che avete capito questo è quello che voglio fare? Beh, tu, vado io? Vai, vai. Tanto ti stavo indicando, invece sei di No, io ti ho... Vai. Esatto. Non ci riesco, ragazzi. È impossibile indicarci. No, io indico Lorna. È vero, è vero, è specchiato. Cioè... È specchiato. È complicatissimo. È vero, no, devi... difficilissimo, devi... la challenge. Esatto, al contrario, cioè se io voglio indicare Lorna... Ormai ci abbiamo il cervello fritto da questa informazione, grazie Lorenzo per... Scusate ragazzi. comunque no, io subito, cioè tipo appena ho iniziato a leggere, cioè, ho imparato a leggere molto presto, ho letto solo fumetti e sempre quello ho voluto fare. Ma non... mi sono sempre comportato come se già li facessi da mestierante pure a tipo a 8 anni, cioè facevo tipo i settimanali e li leggevo solo io, però usciva il giorno X e quel giorno X dovevo fare il settimanale, usciva il settimanale, aveva sempre la copertina, aveva sempre lo stesso numero di pagine, quindi sì, ti direi subito, non... ma anche perché non so fare altro, cioè se mi mandi a fare un'altra cosa mando in malora in non per talento nel fumetto, per stalento nel resto delle cose. Ti mando proprio un valore. Stalento, è un modo particolare di vederla. Per stalento no, questo nel è verissimo. Stalento. Per stalento. Questo è verissimo, questo lo ricondivido completamente. Grazie a Dio che forse sappiamo almeno fare questa cosa qui, perché per il resto davvero è come mettere un barboncino nell'Amazzonia. Muore, cioè io non saprei veramente che altro fare. E qui no. Penso che ci sia
un'altra frase storica. Ma... un'altra frase storica. Poi... vedremo poi la chat. Che ne pensi. No, io pure praticamente subito, cioè ci ho messo un po' a capire come si facevano i fumetti, però sapevo da bambino che volevo più o meno fare quel tipo di roba lì, cioè mi leggevo Topolino, mi leggevo Monster Allergy, che è il fumetto seriale che mi ha iniziato proprio. Io ho cominciato ad andare in edicola settimanalmente, non so quanto usciva, forse era bimestrale, non mi ricordo quante volte usciva. Comunque in generale era la serie che ho cominciato a seguire in maniera assidua, e da quello ho capito che mi piacevano i fumetti, però ero convinto che i fumetti si facessero, cioè che le vignette venissero montate da un tipo magico che le montava sul computer, capito, no? E quindi io quando facevo i miei fumetti, prendevo dei fogli A4 delle fotocopie e una vignetta era un foglio intero, quindi io avevo tipo 230 fogli così che producevo in una settimana, perché ogni vignetta era una pagina intera, quindi magari era uno zoom su una mano, ho disegnato una mano gigante su un foglio così. Buttare tutto, cioè io penso che la catastrofe che c'è fuori nel mondo sia anche dovuta agli alberi che ho ucciso, perché veramente una quantità spropositata. Però sì, lo capì. Poi ho capito dopo alle medie che si faceva con la gabbia, che la gabbia la dovevi disegnare tu, che non l'avrebbe fatta nessun altro al posto tuo. Beh, meglio tardi che mai, in un certo senso. Sì, sì, meglio tardi che mai. Ti piace o ti annoia disegnare questa gabbia? No, adesso mi piace un sacco. Cioè, quando ho scoperto che la dovevo fare io, ho detto, vabbè, figo, allora la faccio come mi pare. Quindi, infatti, le mie gabbie io provo a farle un po' matte anche ogni tanto. Un po'. Cioè, ci metto tante vignette. Però non pensavo che potessi farlo io. Pensavo di dovermi rivolgere a un professionista delle gabbie. Un carcerario. Un professionista delle gabbie. Mi piace questa cosa. E quindi, niente, con Ratman ho detto, basta, facciamo i fumetti. E quindi ho cominciato al liceo ad autoprodurmi delle cose e via discorrendo, insomma. Beh, Ratman nel cuore. Sì, la chat vuole la nuova frase storica, quindi Dano è: meno male che so fare i fumetti, altrimenti sarebbe stato come mettere un barboncino nell'Amazzonia. Questa è molto figa. Quindi... perfetto. Complimenti. È la numero 199, mi sa. Ne manca una, 200. Sì, la 199. State attenti, ragazzi, che se misticate vi faccio chiudere il canale, ve lo dico. No. Speriamo di no, insomma, se no... Speriamo vabbè, di no. Tanto è il canale di Andrea, questo. Nervosa di tutti. Esatto. E, Andrea, prego. Sì. Ah, io vorrei ritornare al giochino, quello del uno che dice qualcosa sull'altro e viceversa, chiedendovi il lavoro che preferite fatto però dall'altro. Bello. Cioè? Il lavoro che per voi l'altro fa e che per voi fatto dall'altro. Ok, ho capito. Okay. Vabbè, io ti rispondo facile, Trap Kid. Cioè, è il fumetto con cui ho conosciuto Roberto, che ha fatto questo fumetto, che se non lo conoscete recuperatelo. Che era un'autoproduzione all'epoca, poi è un personaggio che ha avuto mille evoluzioni, quindi è finito prima sulla rivista di Bad Moon di BMR che facciamo noi, poi è finito nel crossover con Shade che abbiamo fatto insieme, e adesso è arrivato ad avere il libro interamente suo per edizioni BD. Secondo me è il fumetto, è quello lì. Secondo me quello è il fumetto, la serie a fumetti più divertente che c'è al momento, di cose nuove, perlomeno. Quindi è facile risponderti, è proprio quello, né più né meno. Ok, Trap Kid. Ci sta. Trap Kid. E invece per me, di Lorenzo, in realtà mi piace ancora un sacco Giungla Urbana, che è di qualche tempo fa. Però mi è piaciuto veramente un sacco la prima volta che l'ho letta, è stata poi anche una delle prime cose che ho letto tue. E quando ho letto quello ho detto, cazzo, è proprio bravo, cioè non lo so, mi era piaciuto veramente un sacco. Poi in realtà le cose che abbiamo fatto dopo, che in un sacco ci sono anch'io, capito? Quindi mi fa un po' ridere dire tipo, cioè, mi fa un po' ridere dirne altre, perché in buona parte ci sono anch'io, e quindi ti dico una dove non ci sono io, c'è Matilde Simoni che è bravissima, che spacca. Sarebbe un po' autoreferenziale in un certo senso, no? No, esatto.
No, sì, ma perché da un certo momento in poi ho preso a fare le cose quasi solo, non solo, ma quasi solo corali, ed essendo quasi solo corali, c'è sempre la cricca, un sacco di la cricca gente. nostra, cioè sempre, tra cui sempre Roberto, appunto. E quindi sì, vi dico quello. È quello della ragazza molto carina che spara tantissime parolacce. Stefani, no, sì, esatto. Lei, Matilde, è quella che fa, è la ragazza che fa Stefani. Sì, esatto. Ma io ho una curiosità, no? Mi colpì molto quando avemmo come ospite Elena Casagrande, che insomma è una fumettista Marvel che ha vinto un Eisner quest'anno per il suo lavoro su Black Widow. Ah, una fumettista Marvel, ha solo vinto un Eisner. Sembra così la descrizione che hai fatto. Ho fatto una descrizione bellissima, Andrea, quindi sciacquati la bocca quando parli della mia descrizione che ho fatto di Elena Casagrande. Tra l'altro salutiamo perché... veramente grande professionista. Anzi, anche complimenti per la presa. Complimenti per la presa. Un ospite non indifferente. Sì, no, ma poi l'abbiamo avuta. È stata una delle nostre prime ospiti. E se non sbaglio, è stata la nostra prima comic book artist. Poi ne abbiamo avuti molti dopo: David Messina, Giuseppe Camuncoli, no? Che è il papà di Superior Spider-Man. Insomma, adesso poi. Li vorrei citare tutti, però se poi non li cito tutti, mi sembra di fare un torto a qualcuno. Poi si offendono, quindi. Esatto. Però lei, essendo la prima, mi spiegò, no? Cosa c'era dietro a un'illustrazione. Noi ovviamente vediamo da fruitori il fumetto, no? L'opera finita, e non ci rendiamo conto del lavoro che c'era. E lei mi spiegò che c'era tutta una, almeno lato illustrazioni, no? Lato grafico, una serie di ruoli che possono coincidere come non coincidere con la stessa persona, ossia il matitista, colui che si occupa delle chine, il colorista, esatto, l'editor, che poi l'editor sarebbe colui, ci ha spiegato, che coordina, no, tutte queste figure e fa in modo che i tempi vengano rispettati. Quello che vi chiederei è, anche lei ci ha fatto questo esempio nella realtà statunitense, anche nella realtà italiana è così? Ad esempio, vi è capitato, Dano, tu, per quel che riguarda le tue opere, curi in toto dalla matita al colore, oppure ti è capitato altre volte di dover fare solamente colori, magari matita e china, e il colore è stato... Anche perché c'è una diatriba su questo, cioè so che molti artisti, molti comic book artist vedono il proprio lavoro, non so come dirla senza offendere i coloristi, svilito, quando poi i colori non corrispondono alla loro idea che avevano in mente. Ecco, quindi volevo sapere se era capitato anche a te e come ti sei rapportato. Sono brutte persone, ricordiamo. Mi dissocio da quello che ha detto Andrea. A me mi hanno salvato il culo i coloristi, in realtà. Ah, vedi, quindi... Devo dirvi la verità. Abbiamo una testimonianza al contrario. Sì, però effettivamente fa quell'effetto lì. Cioè, io in realtà sono molto legato anche al modo in cui coloro le mie cose. E vederle colorate da un'altra persona per me è un atto di fede non indifferente, cioè mi viene ma poi l'altra persona può essere bravissima davvero, non è colpa sua, cioè magari ha fatto un lavoro anche oggettivamente migliore del mio, però se non ci sono esattamente la palette di colori che piace a me, mi sembra veramente che non lo so, che non funzionino, che non funzionino più i miei disegni. Però tendenzialmente faccio tutto io. Quindi matite, storyboard, chine, che poi la parte che mi piace di più è inchiostrare, in realtà. Quella è la parte che proprio stacco il cervello, mi metto lì e mi piace fare le cose precisine, mi piace. E i colori, è capitato invece a volte che non riuscissi coi tempi a finire qualcosa. Ad esempio con Party Hard, che ce l'ho qua, da qua. Che parte? Party Hard, che è questo. Qui è stato colorato da due ragazze che ci hanno aiutato più o meno l'ultimo mese in cui eravamo in consegna, e io mi ero reso conto che mi mancavano ancora 100 pagine da disegnare e inchiostrare, sì, poco meno di 100, e poi dovevo ancora colorarlo tutto questo in un mese. Io stavo impazzendo, ho sfiorato veramente la follia quella volta lì, e allora ho detto guarda che
che è il ragazzo che l'ha scritto, Francesco Guarnaccia, ha detto: guarda, prendiamo dei coloristi per piacere, non ce la posso fare. E poi fortunatamente gli abbiamo dato noi una palette più o meno di colori che dovevano usare, e hanno fatto un lavoro che a me piace, insomma, è venuto bene. Quindi sì, mi è capitato alle volte, però più per esigenza di tempistiche. Se posso, cerco di far tutto io, perché sono più tranquillo, cioè mi piace di più. Ok. Sì. Oh. Anche con Shade i colori li ha fatti un altro ragazzo. Anche con Shade, esatto. Ah. Che è Albe Longo, che è un altro autore di fumetti in realtà, però fa anche varie mansioni, è un autore per Bao lui, però fa una serie anche di varie mansioni da tutto fare, ti lettera le cose, ti colora le cose, è bravo e ha curato anche. Però ad esempio con Shade in realtà è stata una roba premeditata, cioè non è che l'abbiamo contattato all'ultimo in lacrime, tipo per favore. No, con Shade è stato semplicemente che io ti ho detto: vuoi fare sto fumetto? Tu mi hai detto sì, mi hai detto però non faccio in tempo a colorarlo, memore dell'esperienza traumatica da Vietnam con Party Hard, e da subito l'abbiamo cercato un altro. E diciamo che in Europa no, in Italia c'è questa cosa della divisione dei ruoli, ma è meno marcata, cioè ci può essere tra colorista e disegnatore, ma quello che fa le matite e quello che fa le chine è veramente raro che non siano la stessa persona. Penso in Bonelli, forse in Bonelli. Ma neanche sempre, secondo me, lo fanno a volte. Ah, okay. Ma in Bonelli secondo me è abbastanza frequente, forse. Anche perché poi comunque si allungano i tempi, no? Cioè ci spiegava anche, non solo Elena, anche i vari ospiti che poi sono venuti, ci spiegavano che è praticamente un processo dove l'ultimo che arriva, che è effettivamente il colorista, si ritrova poi su di sé la pressione del tempo che scorre, no? Sì. Degli altri. Però effettivamente se c'è qualcuno che fa la matita e qualcuno che fa la china, è un passaggio in più, cioè il secondo produzione. Se riescono a coordinarsi e farlo in contemporanea, in realtà è un risparmio di tempo, però i fumettari tendono ad essere disorganizzati, quindi non so. Però non mi è mai capitato di conoscere una situazione in cui uno fa le matite e uno le chine, quindi non ti so fare un esempio esatto. E invece Lorenzo, una situazione analoga, no? Capita anche nella scrittura, nel senso una coscrittura, un qualcosa, non lo so, sto ipotizzando proprio da persona esterna. Ma nel senso, se ha bisogno di chiedere aiuto... No, aiuto, visto ad esempio le varie fasi creative, come nell'illustrazione ci sono varie fasi, no? E possono essere nella stessa persona o... usiamo il termine delegate, no? Anche nella scrittura è così, ci può essere una coscrittura, cioè delle fasi che in realtà non curi completamente, ma vengono cogestite. Sì, allora, tendenzialmente faccio che farti degli esempi di situazioni in cui ho lavorato io, perché quelle alla fine che hanno dei vari modi. Vabbè, buona parte dei fumetti in realtà li scrivo io direttamente e li scrivo completi. Per completi intendo ti indico la tavola, ti indico la vignetta, ti indico l'inquadratura se necessario, se no ti lascio fare, e il dialogo vero e proprio. E ci sono stati dei casi in cui ho scritto il soggetto, cioè quindi ti ho scritto la trama riassunta in due pagine e poi ho fatto fare tutto a qualcun altro. E ci sono dei casi, come di recente l'abbiamo fatto con una storia di Kattivik, in cui io e l'altro autore, e questa cosa però la faccio solo con gente con cui sono molto amico, perché per poterla fare il processo, proprio l'amicizia fa parte del processo, in cui ci diciamo le cose, tipo: oh, c'ho avuto un'idea, Kattivik deve fare una rapina con Tizio X, e lui dice: sì, bello, se la rapina la facessero in una villa gestita da mosche che mangiano la merda, è proprio la trama della storia questa. E quella è una cosa di coscrittura. Poi in questo caso l'avevo totalmente 50-50, perché lui ha scritto i dialoghi della Mattia Drugo Secci, si chiama, è un altro autore, ha scritto i dialoghi dei suoi personaggi, perché è un crossover, ha scritto i dialoghi di Trapkid, ce li siamo rimbalzati, quindi ci sono mille modi. In realtà la scrittura è molto modulabile rispetto a una tavola. Nel libro di Shade, per esempio, i freestyle di Shade personaggio sono tutti scritti da Shade personaggio, però si incastrano con la sceneggiatura, quindi quello che lui dice nel freestyle. Se si lasciate persona, sono mille modi, però sì, ci può essere una coscrittura. Questo è il riassunto. Ah, ok. La risposta. Interessante, veramente interessante. Bene, bene.
Allora, io innanzitutto, vabbè, ringrazio i nuovi follower, quindi Boys on Discord, ma soprattutto Bacetto e Mica Malorna, che ci ha fatto una donazione di 5 euro e una da 1,69, quindi grazie. Conosci Mick? Beh, penso sia... non è il nostro Mick? Chi è il Michel? Nostro Mick? Non abbiamo Mick. No, non è Mick. anche perché la descrizione, Andrea, mi mandi in bacetto, mandagli sto bacetto, così almeno è felice, insomma. Ma so... In ogni caso, grazie. Va bene, va bene. Ah, mi dicono che andiamo un attimo in asincrono, quindi provo a fare un F5 al volo. Voi mi vedrete uscire per un secondo, però rientro subito. Eccoci, stiamo entrando, vediamo. Mi sono rimesso, esatto, sì, sì, F5 sembra preoccupato. Chi, sì, non, ha chi non ha pensato a Boris quando ho detto tutti, sono tutti a Boris per forza. Allora, passiamo alle domande della chat. Se avete ovviamente domande, dovete evidenziarle come al solito. E inizio con le prime che vedo. Tommy, sempre sul pezzo, chiede. Ah, vabbè, queste sono due domande classiche di Tommy che chiede sempre a tutte le dirette, specifiche sul mondo americano. E vi chiede se vi piace di più Capitan America o Iron Man. Ok. Personalmente e... Iron Man. Sì. Iron Man. Sì, ti direi anche io Iron Man, tendenzialmente. Ok. Bene, 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 siamo... Vedi, vedi. Delusa, delusissima. Delusissima. Lorna delusissima. Nessuno dei due mi fa particolarmente volare in realtà, cioè non mi strappi i capelli. Iron Man, no, Iron Man, sì. Iron Man, no, Iron Man fa volare se stesso, io sto qua. Eh beh, ma ti porta in braccio. Io sto qua, magari mi fareste volare. Magari volare. Esatto. E invece... la nostra fanpage chiede: buonasera, vorrei chiedere a Lorenzo come nasce la sua passione per il mondo dei comics e a Roberto come nasce l'amore per le illustrazioni. Allora, in parte abbiamo già risposto trasversalmente, però insomma se volete aggiungere o entrare più nello specifico, per me va bene. Come, io, guarda, l'informazione in più che posso darti rispetto a prima è che in casa mia ci sono sempre stati un sacco di fumetti, perché anche mio padre negli anni 90 ha fatto delle anni 90 e nessuno 2000 fece delle cose a fumetti. E, quindi ho sempre avuto un sacco per casa, ne ho sempre letti tantissimi, non ho mai avuto dei muri parentali a questa cosa dei fumetti, perché tutti sapevano già esattamente di cosa si parlava e c'è sempre stato molto rispetto per il medium fumetto, quindi diciamo che è nata così. Non so se però c'è anche qualcosa di indole, magari se fossi nato in una casa di macellai sarei nato con la passione per le interiora, capito? Cioè, però per le salsicce. Le salsicce. è detta così, insomma. È abbastanza. Io di informazioni in più ti dico i cartoni animati, visto che non ne ho ancora parlato. Cioè in generale, tipo, anche lì effettivamente non l'ho detto prima, a parte i videogiochi, cioè io mi piace tantissimo seguire, cioè me li guardo tuttora, cartoni animati anche per bambini, cioè anche per non per forza per adolescenti, comunque in generale tutta la roba che produce Cartoon Network io gli sto dietro tantissimo, da quando sono piccolissimo, quindi magari da piccolo stavo in fissa con Laboratori di Dexter, adesso sto in fissa con Gumball, Adventure Time e tutti gli altri, insomma. Peppa Pig? Quindi sì. Peppa Pig? No. Cioè, però potenzialmente se si potesse, magari Lorenzo un giorno farà una versione di Peppa Pig, secondo me sì, visto che lui tende a rivalutare dei personaggi finiti in qualche maniera nell'oblio, lui trasformerà Peppa Pig in un personaggio punk fichissimo sicuramente un giorno. Però di Peppa Pig. Per essere un cartone per bambini, secondo me è sottovalutato Peppa Pig, viene visto molto dai meme, però se lo vedi con gli occhi di uno che c'ha 2 anni, secondo me non è malissimo, cioè secondo me c'ha un suo perché, cioè è accattivante.
Ha senso come cosa. No, perché per un periodo sono uscito con una che aveva 2 anni e lei se lo guardava proprio. Ah, beh, ok, perfetto. Ah, Per nulla bannabile no. questa cosa. No, ha detto che Ha detto uscì, sì. cioè, era sua Sì. nipote. No, Non è sì, che era la mia accompagnava ragazzina. a prendere il gelato, esattamente. Cioè, anche. E, quindi Scusate, sì. ragazzi. Vai tranquillo. Sono quasi sicuro che Passiamo Manetti oltre Bros faranno un questa. film su Peppa Pig prima o poi. Pensa che figata, Sì, ci pensa sta. che Però, figata. ma in realtà c'è live action è tipo il maiale quello che parla. Come si chiama quel film con il maiale con i cani su. Ah, tu dici C'era un cane sulle sedie a rotelle che Baby viene maialino investito. tutto matto. Ah, Sì. ma quello è il Babe, maggiolino. esatto. Babe. No, Baby il maialino. No, Quello è dalla Peppa regia qua Pig. dietro, dalla regia mi dicono la tela di Carlotta, ma la tela di Carlotta c'ha il Ah, maiale. Charlotte's Web, Sì. certo, con il maialino No, la e tela di il Carlotta non ragno che mi mi ha piace, è traumatizzato. È troppo. molto triste. Il libro è bellissimo, però il film è un Sì. panaceo feca. Il libro è bellissimo. Sì, il libro è fantastico. Domanda di Ilaria. Qual è stato il lavoro più difficile che vi è stato commissionato finora e quale invece il più semplice? Oh, io ho la Ce risposta. Ho l'hai, vai Lorenzo. la risposta proprio immediatamente. C'è un fumetto. Io sono abbastanza sicuro che nessuno dell'editore stia guardando questa diretta. Quindi lo dico, ma non dico il nome della. Non posso dire chi è il fumetto, qual è il fumetto, non posso dire qual è l'editore. Ma ho chiuso un mese fa un fumetto. Tenete conto che ci metto a scrivere un fumetto da 120 tavole, ci metto un mese e mezzo, 2 mesi, se tutto va liscio. Questo ci abbiamo messo 2 anni. Abbiamo messo 2 anni perché il committente è stato molto simpatico ed è stato per nulla puntiglioso. Invece la commissione più semplice che ho mai fatto è Shade con Roberto, perché praticamente c'è stato commissionato un libro e ne è uscita una cosa che avremmo fatto uguale autoprodotta, praticamente. Cioè, quindi Sì, l'avremmo fatta noi, infatti. quindi proprio ti rispondo pulito. Eccomi qua. Ok, Dano, tu invece. Io intanto ti dico la semplice che è la stessa, cioè assolutamente Shade è stata la più semplice, nel senso che davvero effettivamente è stato un miracolo che, cioè non un miracolo, in realtà Shade è un grande, cioè veramente una persona tipo super alla mano con cui è facilissimo interfacciarsi e semplicemente gli vanno bene, cioè gli piacciono le cose, cioè perché ha gusto, cioè No, minchia, ci esatto. siamo fatti un complimento vabbè, nel senso, banalmente sa cosa sta vedendo, cioè perché molti committenti, cioè molti clienti alle volte non sanno che cosa vogliono, non hanno bene in testa, no? Quello che desiderano, e quello è il problema più grande, perché tu alla fine non li accontenterai mai. Quindi in realtà no, Shade aveva subito in testa una roba e fico così. E invece la più difficile, sai che a livello di fumetti non saprei, io ti potrei dire la più difficile a livello di altre cose più piccole, magari. Però effettivamente ora come ora non mi viene. Cioè, ci sono state sicuramente delle cose, non che non abbia avuto difficoltà, però in generale ci sono state delle cose commissionate più piccine. Che non mi ricordo banalmente, tipo magari qualche copertina che mi hanno fatto rifare un po'. Io ogni tanto faccio copertine per rapper, per musicisti e cose così. Magari ne ho trovato uno un po' più puntiglioso che me l'ha fatta rifare, che ne so, 4 volte perché appunto non aveva bene in testa che cosa voleva. Però tendenzialmente sono lavori piccolini, quindi non è che mi pesino così tanto. Cioè, non sono lavori giganti che mi porto dietro per anni e anni. Coi fumetti ho sempre fatto roba in cui mi trovavo abbastanza a mio agio per ora, fortunatamente. Quindi Poi a non ti livello hanno di lasciato enormi traumi? Non No, hai un lavoro che no, proprio no, ti ha. per ora non ho grandi traumi, sono stato forse fortunato a trovare dei committenti, dei clienti, insomma, che bene o male sapevano che cosa cercavano e sono riuscito a lavorarci, A differenza di tendenzialmente. quello è Lorenzo che invece ancora non ha capito cosa Penso stava. quello di Lorenzo, ma loro non hanno capito contro chi si sono messi. La lobby. La lobby. Cazzo.
Allora, Roberto, c'è un consiglio che vi sentite di dare ai ragazzi che vogliono intraprendere i vostri, oggi parlo vostri, i vostri, tipo Yelena Belova, i vostri, basta. Kate Bishop. Quindi ora riprendi a parlare normalmente. Esatto, adesso sì. C'è un consiglio che vi sentite di dare ai ragazzi che vogliono intraprendere i vostri percorsi lavorativi? Quello che io dico sempre è autoproducetevi, sempre, sì. Tutta la vita. Vai, cioè fate una roba, la finite, anche piccola, di 20 pagine, e poi la stampate e la distribuite a 2 euro, proprio così. Però intanto autoproducetevi, vedete quanto costa fare una cosa, vedete quindi quanto ci vuole per farla e poi per distribuirla, eccetera. Cioè, perché poi se fai tutto il lavoro tu da solo, ti metti anche un po' più dalla parte dell'editore nel momento in cui devi poi proporti e capisci il perché certe cose possono andare bene, altre cose non vanno bene. E poi in generale autoprodursi è fico perché conosci un sacco di gente, vai alle fiere, bevi le birre, basta. Quindi fate questo. Io mi vedo un po' a scatti, non so se sono io o se è una cosa collettiva, penso di essere io. Noi ti io. Vediamo un attimo pixeloso. Sì, ti vediamo un attimo pixeloso a te, un però. Po' pixelato sono io. No, adesso vi vedo meglio, tipo Lorne e Andrea li vedo proprio fluidi e in alta definizione. Ah, ora, ma anche Dano in realtà. No, adesso ho detto, non ho tutto regolare, sono tutto regolare, non ho scavallato. Io ti direi, a parte la questione dell'autoproduzione che è fondamentale ed è incredibile che non se ne parli abbastanza, in generale, oltre alle banalità, però mai banali, tipo leggi tanto e guarda tanta televisione, nutriti di cose fighe e cose fighe da te usciranno. No, non c'era nessun doppio senso, ti vero Roberto? Stavo ridendo per guarda tanta televisione, ho immaginato solo Striscia io per qualche motivo. Vedevo il Gabibbo nella mia. In generale, l'autoproduzione è abbastanza fondamentale nel discorso. È molto più educativo stamparsi in autoproduzione e vedere se ha successo, ma anche solo prendersi la mazzata di vedere che non la vuole nessuno rispetto a 3 anni di corso a scuola di fumetto, e lo dico lo dico controproducenza, perché io insegno a scuola di fumetto, mm-hmm. Cioè, quindi non è, però l'ho anche fatta, però non è una cosa, per esempio l'autoproduzione, hanno dato che nelle scuole di fumetto non viene mai neanche nominata, infatti è una cosa che sto inserendo massicciamente nel corso che sto facendo adesso, perché è incredibile che non venga fatta, è la via migliore per entrare nel settore in realtà, se poi in realtà di scusami Lore, non volevo... Vai. No, dimmi, ho fatto... No, mi è venuto in mente soltanto che poi dipende quali scuole di fumetto, perché tipo la scuola di comics, nel senso loro tendenzialmente ti danno una formazione marveliana, bonelliana, sì, quel tipo di roba lì, ti incasellano in quel tipo di roba, eccetera. Poi io ad esempio il corso di fumetto qua in Accademia non l'ho frequentato, però so che qua in Accademia non ho specificato dove sono a Bologna, in Accademia di Belle Arti a Bologna c'è un corso di fumetto che in realtà so essere comunque valido. No, ma certo, voglio... non per dirti che non sto dicendo stronzo, ti sto dicendo fortunatamente lì ne parlano credo anche di autoproduzione, e alcuni provano ad autoprodursi un po' di più magari le scuole di comics, sai, no? Quindi mi sto dicendo, raga, se proprio dovete fare un corso di fumetto, magari non alla scuola di comics, fatelo in un'accademia. No, io per esempio io insegno a scuola romana dei fumetti, che non è una catena di scuole, ma è una scuola specifica che è a Roma, mm-hmm. dove che ho anche seguito come studente, e fanno anche delle cose che ho trovato molto, molto, molto utili, anche più dei corsi di fumetto specifici, tipo, che ne so, veniva Greg a farti il corso di improvvisazione teatrale. Cioè, sono cose che sono poi molto utili nella formazione. Lo specifico autoproduzione ho notato che è una cosa che manca, però penso dipenda anche dal fatto che buona parte degli insegnanti di queste scuole hanno più di 50 anni. Cioè, questa cosa dell'autoproduzione in senso stretto è una cosa di adesso. Tipo negli anni 80-90, non ironicamente, potevi arrivare in edicola con una facilità estrema e prendere 5 volte di quello che fai ora con un libro per Bao, facendo un albetto. No, è vero, sì. Una volta. Quindi proprio saltare. Ma anche quando Leo Ortolani racconta di quando si stampava Ratman all'inizio, faceva dei numeri allucinanti. Ma scusate l'ignoranza, però penso che la mia ignoranza possa essere anche ignoranza di altre persone, no? Certo. Quando dite autoproduzione, ok, però poi nello specifico
mi metto nei panni di un ragazzo, no? O due ragazzi che vogliono provare a autoprodurre una loro opera. Da dove iniziare? Perché insomma non è semplice, nel senso che la stampo e poi, cioè, ci vuole, no? Comunque un minimo di avere un'idea di come poi distribuirla e farla arrivare, no? Un piano Sì. d'azione, penso, una strategia. Ci sono dei modi oppure no? È semplicemente la Allora, stampo e vedo, la ci inizio a sono. consigliare random. Non è che si. Allora, parlando di un qualcosa che non è regolamentato in nessuna maniera, i modi te li puoi andare a inventare te. E alla Ah, figata ok. sta anche qua, sta nel fatto che le autoproduzioni che poi alla fine hanno più successo, in realtà sono quelle che poi vengono distribuite in dei modi molto creativi. Però banalmente. Le due cose più banali sono che te le vendi su internet o proprio in privata, cioè tipo scrivimi e te lo vendo, cosa che noi continuiamo a fare con BMR anche adesso che siamo più seguiti rispetto a un tempo, continuiamo a fare così perché boh, è comodo, funziona, o non o e i banchetti alle fiere, cominciare a farti vedere alle fiere in continuazione è importante. Però in generale puoi inventarti qualsiasi cosa, cioè puoi pure, che ne so, stamparti l'autoproduzione e regalarla. E fa un accordo con l'alimentari sotto casa tua e ogni 4 etti di mortadella gli regali l'autoproduzione. E puoi fare qualsiasi cosa, sta a te, direi. Ah, ok, quindi diciamo non ci sono dei paletti da seguire, sta proprio alla No. propria creatività, anche immaginazione. Sì, ci sono dei Sì. metodi, diciamo, più convenzionali, però poi nulla Sì. vieta di usare anche altre strade, proprio marketing puro, no? In questo Sì, caso. le fiere sono importantissime, farsi vedere alle fiere. Sì, le Soprattutto fiere sì. quelle, sì, a livello di crescita, se il tuo scopo è far vedere i tuoi fumetti e basta, allora va bene qualsiasi fiera. Se il tuo scopo è crescere, conviene puntare su determinate fiere, determinate categorie di fiere rispetto ad altre, però sì. Comunque, che poi sono le solite, nel senso Lucca Comics, Sì, questo che esatto. dove, perché comunque a Lucca c'è sempre stato anche la self-area totalmente gratuita, dove quindi entrano anche un sacco di gente che magari non ha neanche il biglietto per la fiera, quindi entrano lì giusto a dare un'occhiata, e poi in realtà comunque se hai stampato qualcosa di bello, la gente cioè, si ferma e se lo compra. Un altro consiglio è magari tipo stampare all'inizio delle cose non costose né per te né per chi poi lo va a comprare, nel senso che comunque se tu stampi come primissima roba un volumone che poi per No, forza di cose devi vendere a 25 euro, ecco, magari un'autoproduzione a 25 euro è un po' più difficile che la lasci a qualcuno. Stampati una cosa un po' più tranquilla, stai sui 10 euro, vabbè, così. sì, pure meno, però sì, Pure dovrò me, sì, massimo no, 10 euro 10 euro. per esagerare, per dire, Sì. però capito, cioè con quello secondo me riesci a farti vedere un po' di più. Ok, grazie, grazie alla risposta perché era proprio una curiosità personale, Abbiamo divagato parecchio, sono tipo 8 minuti avanti questa risposta. ma va bene così, è il bello della diretta. Che vuol dire, Spanky Cicciomora? Tu non lo sai, ma sto guardando la live su di una sedia e a una certa distanza dallo schermo. Vabbè, si fanno le chiacchiere tra loro, ok. Allora, questa l'ho letta. C'è mai stato qualcuno che vi abbia scoraggiato o messo i bastoni tra le ruote? No, allora, a me personale rispondo per quanto riguarda me, no, cioè, scoraggiato, no, 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 ci sto pensando mentre rispondo, però più no che sì, in realtà, diciamo che ci sono proprio degli ingranaggi in tutta l'industria, cioè, sia io che Dano lavoriamo abbastanza di frequente nell'industria, apro le virgolette, mainstream, chiudo le virgolette, però c'è una serie di ingranaggi che sono proprio arrugginiti. E quella roba lì può metterti i bastoni tra le ruote, però qualcuno che li mette tra le ruote no, direi. Ok, quindi no. Boh, come persona, sì, in realtà sì, però non è che adesso non mi va di parlarne in realtà, però sì, nel senso c'è stato sicuramente una persona che ha riempito me e alcuni miei amici di stronzate e comunque, e ci hanno un po' messo, ci hanno un po' tolto
quell'impeto creativo che avevamo all'inizio, ma che abbiamo fortunatamente ripreso tutti. Ma è stato un momento brevissimo della nostra vita. Però sì, cioè, potenzialmente sì, potenzialmente una persona per cui proverei un minimo di rancore, però no, sti cazzi, non importa. Comunque niente, nessuno con cui lavoro attualmente, quindi non vi preoccupate, chiunque okay. mi stia guardando, non, nessuno con cui sto lavorando attualmente, quindi alla grande così. Però sì, diciamo che soprattutto un'altra cosa del fare autoproduzione è che devi capire con chi lavorare, basta, non dico altro, comunque puoi per dire, perché comunque i collettivi sono tanti e variegati e tutto il resto. Ok, però la filosofia dello sti cazzi è bella, cioè nel senso andrebbe applicata. Ma sì, cioè nel senso adesso sto scherzando, portare il rancore non me ne frega niente, non è una cosa che sono solito fare assolutamente. Però sì, ci sono altre persone che magari si possono scoraggiare un pochino di più e poi dicono ah, forse non ne vale la pena. No, ne vale sempre la pena, però semplicemente magari impara a sceglierti le cose, boh, non lo so, vabbè, comunque non, sono divago, però sì. Ok, com'è stato lavorare al fumetto sui pinguini tattici nucleari? Allora, il fumetto che mi con i pinguini tattici è stato bello, è stato molto faticoso, ma faticoso come una sfida, capito? Non faticoso perché è andata male, in realtà loro... Faccio prima a farti proprio una brevissima premessa su come è nato sto fumetto, perché aiuta a capire poi come ci abbiamo lavorato. Io i pinguini tattici nucleari li conosco di persona da un sacco di tempo, li conosco dal 2015 o 2016, ci siamo conosciuti che erano piccolissimi loro e ancora più piccola BMR ovviamente, cioè loro tipo li andavo a vedere ai concerti e c'erano 20 persone, che era una cosa al momento impensabile. Però proprio in quel periodo là, quando erano così piccoli loro e così piccoli noi, abbiamo fatto un primo fumetto che era un webcomic, che è proprio il fumetto dei pinguini, che era, loro lo dicevano che era il fumetto ufficiale, era uscito solo sui canali BMR ed era improponibile, non ho cancellato le tracce di quasi tutti gli episodi, perché ho fatto questa cosa, quando una roba su internet mi fa schifo, mia la vedo di la rendo un lost media, tendo a renderla un lost media, e... Poi in realtà dovevo fare un altro libro io, che era, vabbè, tanto non si farà mai, quindi lo posso dire, doveva essere una cosa per Becco Giallo, che era un fumetto su Greta Thunberg, però versione paperizzata, una roba un po' la Topolino, che però hanno sospeso e mi hanno detto, però c'è lo slot per quel libro, c'è, che ci vogliamo fa? E io ho detto, facciamo una roba con i pinguini tattici, e loro mi hanno detto, sì, ma 120 pagine, bisogna finirle in 2 mesi, e in questi 2 mesi ho scritto una storia che... No, in 10 giorni ho scritto questa storia che comprendeva 10 disegnatori diversi, poi l'ho tramutato come un punto di forza della trama, cioè quindi saltano da un universo all'altro e quindi cambia lo stile grafico, ma in realtà era semplicemente perché non c'avevo tempo, e quindi non c'era proprio il tempo, quindi dovevano farlo tutti quanti, però è stato, i pinguini sono belle persone, poi con uno di loro specialmente che è Elio Biffi, siamo proprio grandi amici, d'altre cose Andrea li somiglia un po'. Cazzo, è vero. Abbiamo trovato il libro molto, molto comodo, molto bello, ed è un libro che voglio un sacco bene. Io questa similitudine comunque me la porterò, cioè questa somiglianza me la porterò, me la metterò già detto? Tra le note, no, la porterò tra le note curricolari, e la metterò note aggiuntive. Infatti, ho finalmente qualcuno che nota somiglianze anche con te, non solo con la mia voce. A me mi hanno detto di tutto sulla voce, cioè invece a te, insomma, un bel complimento ti ha fatto. Sto cercando di capire, perché anche a me la tua voce ricorda qualcosa, però la mia. Sì, però non importa, poi ci penso. Insomma. Pensaci, però poi alla fine dillo, perché si andrà ad aggiungere a tutte le cose che mi hanno detto sulla mia voce e dopo vi informerò. È già stato distrutto e osannato. Esatto, distrutto e osannato è bellissimo, perché... Però sì, dai, non ti dico niente perché non voglio neanche andarti a influenzare. Sai, in realtà ce l'ho, ma forse non lo conosci, o magari sì, non lo so, comunque uno sceneggiatore. Michele Monteleone ha più o meno la tua voce, secondo Michele me. Monteleone. Sbaglio, Lorenzo, hai presente come parla? No, ho presente fisicamente, ma non penso di averlo mai sentito. Ma non come parla, ok. Parla più o meno come te. Adesso dovremmo invitarlo per forza in live. Invitatelo, infatti. E noterete che anche lui, secondo me, poi io l'ho sentito sempre quasi solo dalle storie di Instagram, quindi... Lo andrà a cercare. Bene, dopo lo andrò a cercare.
Per la roba dei pinguini, niente, devo rispondere anch'io, non so com'era la cosa. Sì, era per entrambi. Sì, Sì. era per entrambi. Sì, è stato fichissimo. Io poi ero già mega fan dei pinguini ai tempi, quindi ero molto gasato di poter disegnare una roba. Comunque, vedi, cioè, io continuo a indicare qua e non è qua, cioè, indicare Lorenzo. Comunque, dalle paraculate nascono le cose fighe, perché comunque quella è evidentemente una paraculata, correre ai ripari e dire, ah, ci contattiamo 10 disegnatori diversi. Però poi alla fine è venuto fico, effettivamente, ed è anche giustificato a livello di trama. E niente, quindi sì, sono contento di aver fatto Verdura tra le canzoni che c'erano, e quindi grande. E poi appunto loro pure sono li ho conosciuti solo a Lucca, Lorenzo li conosce meglio di me, però mi sono sembrati super simpatici. Sì, Ok, bella ok. gente. Bene, bene. Sto guardando. Ok, qual è il vostro rapporto con Harry Potter e qual è la vostra casata Hogwarts preferita? Così de botto senza senso. Io adoro queste Esatto, domande. è bello perché poi ogni Non so. volta tipo facciamo 3-4 domande Sì. sulla loro carriera e poi dopo esce, che ne so, preferisci la bufala o la burrata? Cioè, carino. Sì, no, ma il bello è parli tipo delle dinamiche, dei massimi sistemi, e Esatto, poi, e poi ma c'è. quindi ti piace più il bianco o il rosso? Cioè, capito, sta roba Ma qua. ci stanno Sì, due dai, è questi. carino, va a stemperare, no? Cioè, Sì, va. ci sta, A ci sta. me, ti rispondo, a me Harry Potter piace, non è che ne sia un grande fan, però ho letto tutti i libri, ho visto tutti i film, e la mia casata preferita è ai 30 anni basta con questa storia delle casate. Aspetta, c'è l'effetto sonoro. Mettiamo. Ma ci avete pure bellissimo. Ragazzi, io dico queste cose, ma le dico perché sono un tasso rosso. Ah, siamo Bravo! fatti Ci così. perdoniamo, i tasso rossi sono così rari. Ecco perché. Stavo per dire la Sono stessa così cosa. rari, e quei pochi che ci stanno non si palesano perché poi vengono discriminati. Quindi, nel Sì, senso. sono tipo i panda, non so, devono nascondersi o essere tenuti negli zoo. Io infatti volevo dire tasso rosso perché mi sembravano i più sfigati da dire, e quindi ho detto questo non offende. Però solo per loro. Però in realtà adesso con il gioco nuovo hanno finalmente un posto vero, cioè con Hogwarts Legacy che hanno appena annunciato, Sì. tasso rosso c'ha tipo la stanza che non era mai stata vista a quanto pare nei film. E Sì, forse in realtà è l'unica Forse che non. anche nei libri, credo, non, magari dico una stronzata, non è descritta molto, però non lo so, magari sto dicendo Ne è descritto solo l'ingresso, mi pare che non sappiamo mai com'è fatta Ah, dentro. ecco, vedi. Adesso Ci c'è sta. pure. Perfetto, quindi quando giocherò a Hogwarts Legacy spero che il cappello mi dica che sono tasso rosso. E faccio una minuscola parentesi sia per voi conduttori che per i follower. Io sto facendo questa diretta seduto a gambe incrociate su un letto perché è l'unico punto che ho col portatile. Non ho potuto farla da ufficio, volevo farla da ufficio col computer di lavoro, ma invece è l'unico punto della casa che ha una presa abbastanza lunga per poter fare questa cosa. C'è una Ah, presa abbastanza lunga. bellissimo. Spero non si noti particolarmente. No, Cioè, questo è no, no, morbido. Questo sei solo un po' di sono un po' sbieco storto. adesso. Sì, Sì, però però in generale non si nota non troppo. si nota Spero non troppo. sia No, un problema. assolutamente no. Assolutamente Ma lo no. sapete. Assolutamente. Ma quel petto molto maschio che hai Rank Xerox. dietro. Ah, era Xerox, cazzo, non avevo Sì, capito. Che Rank bomba. Xerox. Ok. Domanda per Lorenzo e Dano. Ah, prima che abbiamo citato Big Bang Theory, Team Sheldon, Leonard, Howard, Raji o Stewart? Perché Quindi chi è il Stewart? vostro preferito Cioè, tra voi Lorenzo e Stewart? sì, ma Stewart, cioè, i personaggi principali e Stewart. E Cioè, Stewart, ah, ci vabbè, sta. ci sta, dai, La mia risposta è duplice a seconda che se mi dici fino alla stagione 3 o dopo, perché secondo me Big Bang Theory fino alla stagione 3 è la miglior sitcom di quel genere, poi dalla 4 svacca in un modo devastante. Quindi se diciamo fino alla stagione 3 ti direi Team Sheldon, fa troppo ridere all'inizio, fa veramente troppo ridere. E Ok, dopo, boh. diciamo Team Ma io anche Sheldon. come. Ma oddio, anche.
Anche Stewart è divertente, dai. Stewart, sì. Stewart è Comunque. dopo, secondo Sì, con tutto il fatto del braccio meccanico, me. Sì, quello sì. No, mi quelle fa cose, sempre quelle ridere. Howard. Quelle Quelle cose, Howard. Howard, è vero? Quelle Vedi, Howard. qui c'è Stewart è il già. fumettaro. Ah, Stewart è il fumettaro. Vabbè, è vero, Stewart. anche lui però effettivamente poi dopo c'ha uno sviluppo più fico. No, Non so se io raga, quei... conoscete Corrado Mastantuono, il disegnatore Disney e Bonelli, vabbè, un disegnatore eclatante, che è uguale a Stewart. Andate a vedere una sua foto, fa molto ridere questa cosa. Bene, È bene. uguale a Comunque Stewart. ti dico Howard allora. Dico Howard. Howard per non dire Sheldon che mi aveva rotto le palle già dai tempi di Facebook quando tutti quanti stavano sempre con... Sai quando c'era quel periodo in cui ogni volta qualcuno doveva essere presidente? Sempre, tutti. Cioè, Ah, tipo Ted for president, 1000 pagine, gruppi così, sì. oppure Ted l'orsetto, quella roba là. Oppure Sheldon presidente, tutti presidenti, tutti. Vabbè. E quindi no. Howard. Howard. Wolowitz. Grande Howard, è vero, è vero. Domanda per Dano. Se disegnassero un fumetto che parla di te, chi tra i tuoi idoli vorresti si occupasse delle illustrazioni? Questa è bella, questa è bella. Questa Caspita, bello è questo. molto bella. Vabbè, cioè, penso che io, cioè, però non solo illustrazioni, devo scriverlo tutto lui, però non potrei mai. Cioè, il mio unico, in realtà il mio unico vero idolo per cui provo vera reverenza è Leo Ortolani, appunto. Tant'è che questo Napoli Comic Con, ci ho parlato per la prima volta, eravamo io e Lorenzo, insomma, così che con altri amici che abbiamo provato a parlarci ed è stata l'unica persona con cui non riuscivo a costruire una frase fatta che avesse senso, che non fosse tipo buone queste mozzarelle di bufala affumicate. E Confermo. quindi se tolgo la reverenza che provo per lui e quindi fossi così spacciato da fargli disegnare una roba così noiosa come la mia vita, lui, assolutamente. Domanda per entrambi. Si vede che amate il vostro lavoro. Prima di questo, avete svolto una professione che odiavate particolarmente? No, perché abbiamo Professione. 20 anni qua, cioè tipo, non abbiamo ancora tempo. Fortunatamente no, esatto, Fortunatamente. non ho lavorato al liceo. No, ho lavorato 2 mesi per 2 mesi, no, che dico 2 mesi, tipo 3 settimane, no, un mese che mi è sembrato un anno, però perché era intensivo. Ho fatto il dialogatore di Save the Children, sai quello che ti ferma e ti dice. Però facevo arrabbiare l'ufficio con cui lo facevo perché io che dicevo alla gente se volevano comprare dei bambini. Però Particolare, richiesta funzionava, particolare. la gente poi donava. E quindi, cioè, Non era il tendenzialmente. modo per avvicinarli, però No, non credo. però Non credo fosse quello giusto. a parte quello, no. Ahimè, Mi risposta. andai attraverso l'acqua da solo per ridere di sta cosa. Io invece cioè fortunatamente, in realtà ogni tanto dico, vabbè, guarda, dovrei andare a fare il barista 2 mesi come un Erasmus per provare, perché non, effettivamente non ho mai fatto un lavoro vero da per... Fa ridere chiamarlo lavoro vero perché dovrei chiamare così anche il mio lavoro, ma ancora non mi viene da chiamarlo così. E quindi tipo, non ho mai fatto un lavoro normale. Ho sempre solo fatto questo dal momento in cui ho scoperto che potevo farci dei soldi, qualcosa, insomma, è vero. Basta. Però vedremo, vedremo. Se continua ad andare bene, bella così. Se invece va male, imparerò a fare il Ma barista, sì, è che ci stato sta, nel senso, almeno chiacchiero con olio. delle persone. Cioè, quella parte lì del barista mi piacerebbe un botto. Cioè, conosco gente, Vero. chiacchiero, Ah, fico. facciamo così, io sono sicuro che non ce ne sarà assolutamente bisogno perché insomma, però qualora fosse io ho lavorato per un bel po' di più tempo come barman acrobatico, ti insegno a fare i Alla cocktail in grande. Ah, maniera merda. acrobatica e ci andiamo tutti a prendere un bel chioschetto alle Hawaii, magari a Honolulu, e campiamo di questo. Fighissimo. Io faccio Cocktail la cameriera. Sta surf di brutto.
Tutti tranne Spanky, che dovrà portare avanti il canale. Tutti tranne Spanky, che dovrà venire qui in diretta a portare avanti il canale, giusto? Spanky si nasconderà nella mia valigia. Grande Spanky. Pensa a noi, mentre tu sarai in live tutte le sere, penserai a noi in quella bellissima cornice delle Hawaii. Già Spanky per una settimana, per tutte le settimane. Esatto. Free Spanky. Allora, c'è una domanda da parte di Tetsuya GM e dice: Dano, ti ricordi i primi disegni che hai fatto sui tuo zii? Ah, mio zio lui. Stavo dicendo Tetsuya Nomura è venuto in live e invece no, è mio zio. Grazie. Beh, mio zio mi ha iniziato i videogiochi, lui, io gli devo tutta la mia creatività a questa persona, perché cioè mi ha aperto un mondo e mi ha vietato di vedere Kenshiro per un po' di tempo. Però no, vabbè, mi ricordavo che lo guardava su MTV ogni tanto e io provavo a entrare in camera, però ero troppo piccolo per guardare Kenshiro, quindi ogni tanto sentivo "What up?" esplodevano cose e poi chiudevo la porta. Però mi faceva vedere un sacco di cassette, Yattaman ho guardato, Mazinga Z, me lo so guardato tutto da piccolo, tutte robe che non avrei potuto vedere in televisione perché ormai non le davano più, tutte robe degli anni 80, 90. Grande zio. Grande, bella. Salutiamo anche noi lo zio di Dano. Man, puoi leggere il messaggio della mia ultima donazione? Che c'è scritto sul messaggio della tua ultima donazione? Aspetta, sì, fatti sapere. Lorna, puoi dire pelatino? Grazie mille. Questa non la so, che è una cosa vostra? Cioè, vi dovete prendere una stanza? No, ok. Ok, io devo solo dire questa parola. Beh, come vuoi, ha donato 1,69 euro, vedete se vuoi pelatino, grazie mille, cosa devi dire? No, Lorna, puoi dire pelatino? Pelatino, grazie mille, solo pelatino con 15 O, cioè non lo so, vedi che come del contesto, secondo me c'è una sola di fondo, eh. Pure non secondo me, insomma, però. In che senso? Nel senso che tu quello che dici in diretta poi può essere clippato, utilizzato, quindi non so se c'è, vedi tu. Ma magari c'è tipo una sorta di Fanta Sanremo che fanno con voi, non lo so. Potrebbe essere. Potrebbe anche, vedi tu, se vuoi dirlo, non vuoi dirlo, a me non me ne frega niente, quindi io ho solo riportato. Io ringrazio per la donazione, quindi pelatino. Esatto, bene. Io sono curiosissimo del domani che esce questo pelatino. Allora, per me pelatino è la 200esima citazione, però direi. Lo scopriremo. Lo scopriremo solo vivendo. Andiamo avanti con le domande. Ok, top 3 serie e film preferiti. Quindi vi chiedono una top 3 film e una top 3 serie TV. Chi vuole iniziare? Chi ce l'ha pronte? No, serie TV... Ma butto sul banale con la prima e poi ti vado un po' più deep a livello proprio di narrativa. Breaking Bad è la cosa migliore che ho mai visto, proprio in generale, che abbia letto, visto o cioè non riesco, è una cosa talmente perfetta da essere secondo me al momento inarrivabile. Okay. Poi ti dico La fantastica signora Maisel su Prime Video, che è incredibile, quello è sulla stand up comedy, giusto? Quello sulla stand-up, quello su questa donna degli anni 50-60 che diventa tipo la diva della stand-up comedy. E tra l'altro, piccola curiosità, facciamo una storia di Lupo Alberto, io e Guarnaccia, che è la parodia però con Cesira, alle vecchie, in stile vecchie parodie di Topolino. E forse Sons of Anarchy, ti direi, quella sui biker, che è tipo l'Amleto con i biker, poi in realtà. Questo per quanto riguarda le serie TV. Sui film sono molto più cazzone e poppettaro. Ti direi il terzo di Toy Story. Sì. Il terzo di Toy Story c'è una storia fuori di testa. Gli altri due è difficile dirti. Rango. Io ho un fetish per Rango, il cartone. Rango, porca puttana, Rango. Ma ero da solo al cinema quando l'ho visto. Io non l'ho mai visto, Rango. No, Rango è uno dei film di animazione più belli degli ultimi anni, secondo me. Rango è l'unico film di animazione in cui Johnny Depp viene doppiato da Nanni Baldini. Ma dai, è da recuperare. Sì, perché tanto non si vede Johnny Depp, quindi... E poi, in realtà...
con le serie ti posso dire che sono quelle. Quei film di questi tre, solo Toy Story 3 te lo metterei sicuramente in classifica. Diciamo Rango e poi di film che mi hanno gasato un sacco, che mi vengono in mente ora, recente, c'è Suicide Squad, quello di James Gunn, il secondo. Missione quello Suicida. Mm-hmm. Quello è un filmone da paura, però in realtà non è il mio film preferito, quindi è più difficile da dire quei film, che non ho visto talmente tanti nella vita che, boh, sì, complesso. Sì, io pure con queste classifiche sono tremendo, nel senso che ho la memoria di un pesce rosso e quindi mi ricordo le cose solo nel momento in cui mi riappaiono davanti e ti dico, fighissimo, questo l'ho visto, è stupendo, no, esatto. Però ormai è nel capito, nell'hard disk della mia testa staccato, l'ho lasciato da un'altra parte. Quindi ti posso dire a mente così, ti dico Scrubs per le serie TV. Bellissimo, bello. In generale a me le serie TV che mi sono rimaste più nel cuore sono roba comedy, quindi magari Scrubs, The Office che mi uccide, la terza non saprei che dirti, vorrei dirtene una un po' diversa, non mi dispiace quella che era stata tratta da un fumetto che ha fatto Netflix, con i due ragazzini che uccidono un tizio per sbaglio, come si chiama, già? Che è abbastanza famosa in realtà. No, The End of Fucking World. The End of Fucking World. The End of Fucking World è carino, dai. Mi piace un sacco, sì. Bello. Avanzo un altro suggerimento che secondo me è un verbo che va sparso, ed è la serie di What We Do in the Shadows. What We Do in the Shadows la sto guardando adesso, bellissimo. È incredibile, è incredibile. È una serie di Taika Waititi, l'autore, che ha fatto, sì, Jojo Rabbit, Thor Ragnarok, ed è una serie di vampiri proprio vecchia scuola, quindi proprio Transilvania, che non possono vedere l'aglio, che se li fai la croce vanno a fuoco, però che vivono a Staten Island oggi. Staten Island, New York oggi. Ed è girata tipo documentaristica. Sì, ed è girata tipo Modern Family, quindi che è un documentary, si chiamano, se non sbaglio. Sì, è girata tipo Modern Family, The Office, queste cose qua. Fa spisciare, lo sto guardando adesso, è stupenda. E a livello di film ti dico film d'animazione anch'io, principalmente, così mi vengono in mente prima. Quindi film d'animazione, qualcosa dello studio Ghibli lo devo mettere, però non saprei scegliere, onestamente. Porco Rosso mi piace sempre un sacco, però a livello visivo, banalmente, Il Castello Errante di Howl, questi qui, insomma. A livello visivo, ma anche La Città Incantata, che comunque è quello con la storia un po' più semplice, però secondo me è una bomba. Ogni volta a rivederlo è stupendo. È il mio preferito, di loro è il mio preferito quello. Nella sì, sua è probabilmente il più pop di tutti, anche a livello di narrazione, il più seguibile, però è fichissimo. Mm-hmm. È difficile, cioè veramente io vedo le cose, poi è veramente difficile fare una top 3. Quindi non saprei. Va bene, ci accontentiamo. Mi passo, mi verranno, cioè, ti posso fare un elenco di cose che mi piacciono, però non so se sono nella top, capito? Certo, no, ci accontentiamo di questo. Ragazzuoli, io vado a leggere un altro 3 domande, poi insomma andiamo in chiusura, perché non mi va di sequestrare i nostri ospiti come... so che voi apprezzereste, però insomma non mi sembra il caso, perché sono stati molto carini e disponibili. Dici, Dano. Dico Il Gigante di Ferro, scusate. Il gigante di Ferro. vedi che è venuto questo gigante perse piuma o perse ferro. Esatto. Citazione del grande interpretazione particolare Mario, ma che cos'era Mario Brega, raga, mamma mia, fantastico. Quindi 2-3 domande e poi andiamo in chiusura. Willow ci chiede, anzi ci, perché dico ci quando lo chiede a loro? Questo plurale. Mi piaceva includermi anche a me. Qual è il vostro sogno artistico nel cassetto? Io vorrei, però è massiccia, cioè è una cosa a cui penso sempre di più, quindi è il sogno artistico nel cassetto di adesso, magari fra qualche tempo non è più così. Però da qualche tempo a questa parte io vorrei, non ironicamente, aprire un parco divertimenti. Io vorrei fare un parco divertimenti per personaggi di BMR. È un sogno nel cassetto, è una cosa impossibile, però
sarebbe un sogno totale. Ma che figata sarebbe. BMR Parì, tipo, no? Esatto, cioè, ma perché è tutto un discorso di personaggi, cioè i personaggi se li fai vivere negli ambienti e nelle tematizzazioni funzionano meglio. Io poi sono un grande appassionato di parchi divertimento e del lavoro che c'è dietro ai parchi divertimento. Infatti vi consiglio tipo di vedere la serie documentario che sta su Disney Plus sugli Imagineers della Disney per i parchi Disney, che è una serie incredibile. Quindi sì, ti direi questo, vorrei, però è impossibile. Però è da vedere se è impossibile. Ah, sarebbe figo, noi te l'auguriamo. BMR Land, senti come suona bene. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Come quello della Nintendo che hanno aperto adesso. Cioè, però un evento BMR in un parco divertimenti ci sarà. Tra un bel po', ma ci sarà. Ho preso accordi 4 giorni fa. Però è un evento non è il parco di. Però non ancora. È già qualcosa, quindi figo. È qualcosa, figo. Questo è uno spoiler. Ma per la legge di Orlando ci arriverai. Sì, questo è un bello spoiler. Questo è veramente questo un bello spoiler. E io vi dico, allora, siccome nel cassetto ce n'ho due, però tendenzialmente sono due cose che io punto a fare, cioè spero di riuscire a fare, quindi o produrre, cioè proprio pensare e produrre un mio film barra serie animata basata su una mia idea, una cosa così, cioè in generale una cosa che nasca da dei miei personaggi, da delle cose, però animata, quindi non un fumetto, oppure lavorare invece come, mi basterebbe anche soltanto come concept artist e character designer per qualche videogioco, mi piacerebbe un sacco, cioè, però una cosa fica, cioè nel senso, quindi sì, una roba così. Bene, allora la penultima domanda, dai, penultima, poi vedo l'ultima e... Oddio, mi è andata sotto? No, ok, ce l'ho. E poi ci salutiamo. E poi ci salutiamo. Domanda per tutti, anche al team. Oh, avete visto, mi avete fatto contento anche a me. E adesso io sono offeso e non risponderò più. Adesso non mi va più di rispondere, esatto. Un talento nascosto di cui andate molto fieri. Beh, io farei partire ovviamente i nostri ospiti anche per una paraculata, così ci pensiamo nel frattempo. Quindi... Lorenzo, te che ti ho visto sempre molto deciso e... Ma ha detto che ha un solo talento, quindi adesso è talentato. Qui non mi ricordo manco perché l'ho già detto il fatto della cucina, ti avrei risposto quello. Ah, ok. Perché veramente è l'unica cosa che non ha proprio niente a che fare con i pupazzetti. Come per chiamare i fumetti in un modo onorevole, è l'unica cosa che non ha a che fare con i disegni di qualcuno che so fare bene, quindi ti direi quello, e soprattutto che non faccio per lavoro, quindi sì, peccato che l'ho detto prima, però sì, la cucina molto... La cucina prima o poi io verrò invitato da te a una cena e vorrò mangiare tutto il tuo repertorio, sì. Sappilo, cioè, questa... Tra l'altro io e Dano stiamo per fare un fumetto sul cibo con un food blogger che non vi sto a dire, però, sì. Ma dai, però, altri spoiler qui. Altri spoiler. Sì, e lui e il food blogger andranno in giro per Roma a mangiare, io dovrò solo disegnare. Pensate che hai capito, mazza. Però ti manderanno le foto, come capito, mi mandano le foto e mi descriveranno i piatti, cioè, questo è buonissimo perché eccetera, e io starò lì tipo per nulla piangendo nel mentre che giustizia per Dano hanno scritto, dico... giustizia per Dano, esatto. Veramente io vi dico la voce del Gabibbo che non vi farò adesso. No, perché poi mi fratello fare ogni volta... queste cose. Sì, però non si lancia il sasso. È uguale. ogni volta che io faccio questa cosa, mio fratello mi dice: no, però è il mio talento questo. Sono io che so fare questa cosa. È vero, anche mio fratello è molto bravo a farlo. Però che ci devo fare? Cioè, nel senso, è una cosa che mi ha passato. È genetica. È un talento genetico. È genetica, evidentemente. Forse nostro padre, in realtà, è il Gabibbo. Non lo so. E nostra madre è Giuliana Moreira.
Però l'altra è canticchiare, cioè in realtà a me piace canticchiare, magari mi suonicchio delle canzoni così, però non so suonare niente, ho un ukulele di cui so quattro accordi che mi hanno regalato e quindi ho imparato a suonarlo perché mi faceva brutto lasciarlo lì e quindi ogni tanto mi canticchio le mie canzoni così, oppure faccio delle robe un po' rap perché Trap Kid ogni tanto fa uscire dei pezzi, quindi questo Strap Kid lui ogni tanto escono delle cose, adesso ne è uscita una, però ne sta per uscire un'altra settimana Ah, prossima. bella, sentita. E che sono andato a registrare in uno studio, però in realtà non sono un rapper né un cantante, però mi diletto, non mi dispiace, è divertente. Ti piace fa, Ma ti diverte fa. l'ukulele è quello che sembra tipo È la l'ukulele chitarrina non ce l'ho qui piccola. ad... No. No. L'ukulele è quello tipo un mandolino, sì, Ah, tipo un ok, sì. mandolino, però quello È quello hawaiano. del tipo hawaiano che canta Somewhere Over the Rainbow, Ismaili, famosissimo. Esatto. caro, quello che c'ha un nome incomprensibile, che però in realtà sì, è vero. L'hai mai sentita Somewhere Over the Rainbow con l'ukulele che attacca? Lorna. Queste sono No, le dalla tua basi. faccia mi sembra di Queste no. sono le Ma no, basi. impossibile, impossibile. Queste sono le basi. Non te la Ma posso molte manco. cose impossibili Non diventano te possibili la con posso me. manco mettere a far sentire perché sennò ci fanno uno strike per violazione del copyright delle nostre Pesantissimo. vite. Però è famosa, molto famosa. Ammazza, funziona così, cioè se tu metti un pezzetto di una canzone come cosa esemplificativa ti strikeano per Sì, non copyright. possiamo metterla. Pazzesco, In non realtà pensavo. ci fanno sì, una cosa per violazione, ci mutano quel pezzo di live nel VOD, che poi in realtà non Ah, è solo il pezzo della canzone, però loro te è mutano leggermente anche previo. 3 minuti prima e 3 minuti dopo, e quindi te senti se sette Sì, perché minuti poi esatto, muto. fanno un po' a caso, cioè nel senso come Esatto. viene. Per Però sì. ovviare a questo canto io su questo canale quando c'è bisogno di musica. Cantaci Vabbè, Somewhere Over the perfetto, Rainbow, posso. Lorna, dai, ormai l'hai detto. No, mi rifiuto. La conosci Somewhere Over the No, Rainbow, dai. conosco letteralmente solo tipo quella frase, cioè Dai, basta. canta, accennaci quella No, frase. ti Dai, hai prego, è detto che canti Dano impossibile. e Lorenzo s'offendono, eh? Guarda, noi dobbiamo Ma sentire. quella Quella. canzonata, adesso vi aspetterete tipo la voce di un angelo, è il Nera. contrario, la voce di un corvo. Dai, facci sentire, Oddio, che palle, perché... Lorna. Scegli o quello o la canzone della ciccia, Quello scegli tu. canzone La da. canzone della ciccia, Col per balletto, favore. però. Col balletto. Ma non l'ho ripassato. O fa la canzone della ciccia Vabbè. col balletto. L'ho improvvisato. Dai. 3, 2, 1, Qualche canzone della ciccia. incredibile hit di Checco Zalone, di cui Lorenzo Laneve è molto fan. Sì, sono un grande fan, ma di questo ne parleremo in una puntata dedicata. Esatto. Vai, Lorna. 3, 2, 1, via. Momento Ah, trash. con il riso mi piace la ciccia, ciccia, ciccia. È così buono che è una delizia, izia, izia. È un piatto prelibato che mi sazia, sazia, sazia. Oh, che primizia! Bellissimo, Mi fa sempre bellissimo. molto ridere questa cosa. Il muscle Questo è me l'hai deep, questo è sbloccato. deep, me l'hai Il muscle, sbloccato qua, super deep, riconosciuto. super deep. E Ma tu cosa? È conosci il il cartone quello muscle? con i wrestler, con Assolutamente sì, il una perla proprio di... Ultimate Muscle. E poi che Esatto, parte con la Ultimate. scurengiona e poi parte la sigla. Con la Bellissimo. scuringa. Proprio adoro. Un Da anime grandissimo. Danno Lorenzo, vi chiedo scusa per Meraviglioso. questo momento veramente molto basso della nostra No, no, diretta. no, 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 anzi, mi ha fatto venire voglia di riguardarmi Kid Mask. Fallo, per favore, poi il doppiaggio Mi italiano è faccio un fantastico. rewatch. Bellissimo. Ok, e i nostri talenti nascosti? Io cito una frase di Spunk, io non ho talenti nascosti perché sono tutti alla luce del sole, quindi non saprei che rispondere. Boom. Roba. Adesso microfono e Wow, cade. wow, wow, wow. Mic Esatto. drop, proprio come no. Lorna, invece il tuo talento nascosto qual è? A parte mangiare Allora. plum cake in maniera molto ambigua. Non tutti sanno, ma alcuni lo sanno perché ogni tanto posto dei video, ogni tanto, una volta l'anno. Io so correre a quattro zampe come un cavallo. Ci credo. Questo è il mio talento nascosto. Ma fa lo stesso Fai suono cosplay, anche la figo. corsa. Esatto, Sì, ha quello. lo stesso Fai cosplay, identico suono, me lo cosplay. dicono tutti, dicono è impressionante, sembra che c'è un cavallo al galoppo. Quindi È molto utile come tutto. sei tipo una Sì. puledra, giusto? A posto.
Era meglio il non comunque è il rumore più che altro che devo immaginare, perché con le nocche lo fai, con che cosa fai? No, è perché essendoci tutto il peso del corpo sulle mani, fanno comunque un bel rimbombo, soprattutto su parquet o cose simili, anche se si sente un pochino anche in strada, perché me l'hanno fatto fare in strada a volte. In chat hanno fatto... Magari uscivo con amici, fanno, non ti credo, fammi il cavallo, In chat hanno fatto uscire una clip con scritto l'Ornavallo. Ben sei pessimo. Ma scusami, Spank, io so pessimo, ma senti l'Orna che dice. Cioè... Ma io direi l'Ors. 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 È vero, molto bella anche questa. Vabbè, dopo, vabbè. Sabato quando facciamo la cena di team con qualche ospite ci farai anche vedere tu che... Il cavallo. Ah! Lo faccio vedere solo se qualcuno mi fa da ostacolo. Se nessuno è disposto a farmi da ostacolo, niente cavallo. Mi ci metto io sotto a farti da ostacolo. Va bene. E qua abbiamo già posto. Ma, cioè, quindi lo salti anche. Come cazzo fai pure a saltarlo? Cioè... E ti devo dire che quando ero proprio in forma, una volta mi hanno messo... erano sei valigie. Ti chiamavano tanto. Sì, mi hanno messo sei valigie. Sì. Stavo uscendo una brutta battuta. Sei valigie tutte di fila, io le ho saltate. Hai capito? A mo' di cavallo. Quindi una bella lunghezza. Alla faccia. Mortaccio. Hai pure mangiato carote dopo? No. Così per... Vabbè, dai. Andrea. Fanno bene, c'è un sacco di vitamine. Fanno bene, esatto, per gli occhi, credo. Mia madre dice che fanno bene gli occhi belli. Da piccoli. Ma che state a scrivere? Mi ci metto sotto io, il man continua a lanciare segnali. Ma che avete capito? Non è assolutamente come sembra. Cioè mi metto sotto, cioè, anche perché insomma, no? Va bene, Andrea, il tuo talento e poi andiamo, se spera. Ma, usciamo da questo discorso un po' ambiguo. Non lo so, nel senso che di base non c'ho idea. Devo ancora trovare pure il primo di talento, quindi già trovando uno. Ma dai, Andrea, su, questa modestia, rivelaci il tuo segreto, avrai qualcosa di imbarazzante? No, no, però, no, imbarazzante no, mi diverte scrivere, questo sì, mi diverte scrivere, e da questo viene anche il mio essere un rompicoglioni infinito ogni volta che vedo un film, una serie TV, perché mi piace proprio, mi appassiona quella parte, però non è un talento nascosto, è... La voglia di rompere i coglioni, fondamentalmente è quello, dai, è un po' posso confermare sul rompere i coglioni. Allora, l'ultima domanda per Lorenzo e Roberto, e qua ci hanno rifatto fuori di nuovo, quindi va bene così. Mentre lavorate, siete tipi da musica in background oppure da silenzio assoluto? Sono tipo da rumori ambientali. La musica non la sento, al massimo metto Breaking Italy tipo sotto. Però tipo la musica è troppo, cioè la sento in un modo, è raro che la senta in sottofondo, se la sento, non se quando la sento, sento quella basta, in realtà. Quindi, però neanche silenzio assoluto, cioè se c'è gente che parlotta sotto o che batte al computer o che disegna, ci sta. Poi lavori in uno studio. Preferisci che un'altra... qualcuno tipo ogni tanto tossisce a random nello studio. No, esatto. Ma poi lavori in studio con altra gente che fanno dei rumori ambientali dei loro lavori, quindi mi piace quello in realtà, però la musica no. Ok, va bene, va bene. Io no, non ce la faccio non guardare barra ascoltare milioni di cose contemporaneamente, e questo alle volte rallenta anche il mio lavoro, però... cioè... Però effettivamente ci sta, perché Lorenzo scrive principalmente, quindi quando scrivi, anch'io quando mi capita di quando scrivo le mie cose, per forza di cose al massimo metto della musica molto leggera sotto, però per il resto del tempo e la maggior parte del mio tempo è disegnare, quindi di conseguenza faccio, nel frattempo mi vedo L'anima degli immortacci di Sabaku e tipo poi mi guardo, che ne so... podcast vari, non troppo diversi. Ah, Lorenzo è sparito. Addio, Lorenzo. No, non è vero.
mi guardo magari vari podcast, però non troppo divertenti perché sennò poi in studio ridacchio e la gente mi, cioè, giustamente si girano e guardano. Tipo, ogni tanto mi guardo il Kashmir podcast e ho scoperto che non posso guardarlo mentre sono in studio, perché sennò sto lì. E poi io con le cuffie, quindi la gente dice: questo è pazzo, cioè ride da solo per nessun motivo. Quindi sì, guardo cose, guardo YouTube a ruota oppure metto Twitch o cose così. Ok, bene, Bene, bene. bene, bene. Allora, siamo arrivati alla conclusione di questa bellissima live. Io, come di consueto, vado a ringraziare tutti voi che ci avete seguito, ovviamente, che siete fantastici ogni volta, domani che addirittura avete donato questa sera, quindi insomma, che vi sabbate, che commentate, ci fa molto molto piacere. Ringrazio Lorna e Andrea che sono stati qui con noi a farci compagnia, ma soprattutto il grazie più grande va a Dana e a Lorenzo per la loro disponibilità. È stato veramente un piacere potervi avere qui. Speriamo che avete passato 2 ore piacevoli e magari in Lo futuro di rivedervi su questi lidi, perché no? rifacciamo, lo Fammi rifacciamo. voglia. A Dai, voglia. Grandi. Tanto noi siamo qui a fare niente, niente, a posto. Niente. La sera niente facciamo, quindi la sera va bene, La sera a Torre posto. Rotta Pokémon. Esatto. Questo è. Noi Tranne il sabato, la sera, il sabato chetamina. Il resto della il sabato settimana chetamina, il Torre Rotta. resto No, non è vero, non è vero, nessuna chetamina, solo no. l'accordo così. Noi ci vediamo domani con un bellissimo talks con Daniele Giuliani, che è la voce italiana di Kit Harington, ma anche di Fix It Felix, insomma, di tante belle cose. Anche Direttore di direttore doppiaggio di doppiaggio. Moon Knight, ad esempio, e anche di un'altra serie Marvel che ci ha spoilerato, ma non si può, cioè che ci ha detto fare un'altra serie Marvel, ma non ce l'ha spoilerato, se no dopo mi iniziano a chiedere a me qual è. Poi mercoledì ci sarà, purtroppo andrà da solo, so che è noioso, però siateci perché sennò ci abbassate le statistiche. Purtroppo. Giovedì invece abbiamo un Let's Play di Gartic Phone e venerdì ci saranno con noi le Coliche, insomma Claudio e Fabrizio Colica, e sarà Grande, fico. veramente molto divertente fare questo talks. Quindi, bella settimana, facciamo un ride. Andrea, lo facciamo a Velvet Strange o a Rinnerdy? Scegli Facciamolo a Velvet Strange. te. Quindi, Velvet. Quindi devo fare Eddie. Ah, no, ok. Lo faccio a Sai che Rinnerdy, fate bravo. Ari. voi? Dai, ma Ah, veramente. Lorenzo non sa cos'è un Un ride. ride Vuol è. dire che adesso mandano tutti gli spettatori da un'altra parte. Ok, no, Esattamente. pensavo che tipo andavate ad assaltare la sede della CGIL, No, lì adesso è meno pericoloso. almeno Poteva pericoloso. essere, poteva essere Dai, a chi lo effettivamente. faccio, Andrea? Dai, a parte gli scherzi. Ah, Velvet, te l'ho detto, te A l'ho detto. Rinnerdy. Salutatemi a Beh. Rinnerdy da parte nostra. Ciao! Ciao! Buonanotte a tutti! Ciao! Grazie Gianni! Ciao ciao! Ciao! Ciao Daniele!